Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Anche una partita di calcio a volte può diventare un simbolo di rinascita, la rinascita di una città ferita a morte, che però non si vuole rassegnare, non si vuole sentire sconfitta. Ieri lo United, la famosissima squadra di Manchester, ha vinto l'Europa League, la seconda coppa più importante della competizione europea. Importante perché i campioni hanno voluto dedicare quella coppa alle vittime del concerto, a quei ragazzini, a quelle ragazzine, a quei bambini, a quelle bambine che sono stati uccisi dalla furia terroristica. Un pezzo di vita che ricomincia, un frammento di gioia alla ricerca della normalità. È una sfida molto molto difficile, ma è anche una sfida necessaria, ricordiamocelo. Intanto ci sono novità inquietanti sul fronte dell'attentato, sulla dinamica, perché le notizie sono state molto contraddittorie finora. Emblematico è il caso della famiglia dell'attentatore Abedi. Fino a ieri è descritta una famiglia normale, assolutamente integrata, mentre oggi appare come una piccola cellula del terrore. Sono stati fermati i due fratelli del kamikaze, è stato fermato suo padre, che non era un ufficiale di polizia, come ci hanno detto all'inizio, ma era addetto alla sicurezza dell'aeroporto. Ieri, prima dell'arresto, il padre dell'attentatore di Manchester ha parlato, sentiamolo. Salman studiava al college, non aveva problemi. Negli ultimi due anni aveva preso voti alti. Ho parlato con lui 5 giorni fa. Non c'era niente di strano, era tutto normale. Non apparteneva a nessuna organizzazione, nessuna. Sono sicuro che Salman non ha fatto niente, c'è qualcun altro dietro questa cosa. Noi condanniamo questi atti terroristici contro persone innocenti. E dalla Libia ieri è arrivata anche una terribile notizia, l'ennesimo naufragio, ancora molti morti, circa 34, annegati a 30 chilometri dalle coste libiche, tra loro di nuovo molti bambini. Le vittime potevano essere molto di più perché su quell'imbarcazione c'erano 500 persone, ma sono stati salvati in tanti, salvati da una nave di MOAS, una di quelle ONG che era stata definita un taxi del mare. Questo per dirvi che quando noi parliamo di tante cose, di regole, di miglia, di accordi, trattati internazionali, regole di ingaggio delle diverse guardie costiere, poi alla fine stiamo parlando di quelle persone lì, di quelle persone che finiscono in mare e che se qualcuno non va a prenderle muoiono annegate. Ricordiamocelo sempre. Allora, vedo che c'è collegata con noi già da Benevento Valeria Ciarambino, consigliere del Movimento 5 Stelle in Campania. So che sta per arrivare anche Luigi Di Maio, nel frattempo voglio sentire da Ciarambino perché so che siete lì per una cosa molto precisa, per parlare del fatto che oggi si riapre l'Istituto Tecnico Commerciale e Industriale Salvatore Rampone, che era stato distrutto dall'alluvione di 2 anni fa e che è stato riaperto grazie ai 106.000 euro tagliati dagli stipendi dei consiglieri regionali dei 5 Stelle. Giusto Ciarambino? Assolutamente sì, io vivo nella regione dove abbiamo il presidente che è campione dei tagli di nastro di inaugurazioni del nulla. Oggi facciamo un'inaugurazione vera, riaprono i laboratori di chimica, di linguistica, il laboratorio di grafica che è quello in cui ci troviamo, le cui attrezzature sono state riacquistate, come lei diceva, grazie al taglio volontario degli stipendi del Movimento 5 Stelle. Sono i soldi che abbiamo messo da parte solo nei primi mesi del mandato, adesso siamo arrivati fino a quasi 400.000 euro, quindi ci saranno altre iniziative che seguiranno a questa. Non ci dimentichiamo che questa scuola è stata devastata da un'alluvione che ha colpito Benevento nel 2015, a ottobre 2015. Ce la ricordiamo bene, l'abbiamo raccontata in diretta quell'alluvione. Purtroppo. Guardi, quando io ieri ho scritto su Facebook annunciando l'inaugurazione odierna, mi ha scritto un cittadino che era un ex studente di questa scuola ringraziandoci e mi ha scritto che se non fosse stato per i soldi del Movimento 5 Stelle e avessimo dovuto, ahimè, aspettare lo Stato e le istituzioni, ci sarebbero voluti degli anni per restituire ecco, però Ciarambino, su questa alla campagna. Proprio su questo sì. Voglio fare una domanda sia a lei sia a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, che vedo che ci ha raggiunti.
e la domanda buongiorno. È la seguente. È come la beneficenza privata, è molto bello che si decida di tagliarsi gli stipendi, di usare quei soldi per fare cose buone. Io lo considero un piccolo gesto molto positivo, ma un paese si può reggere sui piccoli gesti molto positivi, o forse lo Stato, le istituzioni dovrebbero fare quelle cose lì, perché quella è la normalità, è che funzioni lo Stato, non è che ognuno di noi fa la sua piccola parte, che sia un cittadino normale, consigliere regionale o deputato. Lo chiedo alla Ciarambino e anche a Di Maio. Allora, io ci tengo a precisare questa cosa, che noi questo gesto non l'abbiamo fatto da cittadini privati, noi questo gesto l'abbiamo fatto da politici che rappresentano la prima forza politica del Paese dentro le istituzioni, e abbiamo voluto dare con questo il segnale di quello che la politica dovrebbe essere. La politica deve fare cose concrete, risolvere i problemi dei cittadini, anche a costo di tagliarsi privilegi che oramai sono insostenibili e odiosi. Quello che noi facciamo in maniera volontaria e che le chiama gesti da cittadini privati, noi chiediamo che venga fatto per legge, e lo chiediamo in Regione Campania, dove abbiamo presentato proposte per il taglio obbligatorio degli stipendi dei consiglieri regionali, per utilizzare quei soldi per fare interventi per l'ambiente che è devastato in questa terra, per la scuola che ha una dispersione scolastica del 20%, della sanità. Quindi questo deve diventare l'ordinarietà della politica. Cosa Di Maio. Di Maio, alcuni dicono che è uno spot, lo sa bene, no? Quando voi fate queste iniziative, io ne parlo spesso, la restituzione, gli assegni, è uno spot marketing del Movimento 5 Stelle. Ma io dico sempre una cosa, sia a livello regionale, noi abbiamo consiglieri regionali in 18 regioni e in tutte 18 regioni si tagliano gli stipendi e fanno cose simili come quella di oggi in Campania. A livello nazionale noi parlamentari dimezziamo il nostro stipendio, abbiamo fatto partire con 21 milioni di euro di stipendi dimezzati 5.300 attività commerciali in tutta Italia che danno lavoro a 10.000 italiani. Ovviamente non risolve i problemi dell'economia, ma comunica un'idea di paese. Dateci l'opportunità di governare il paese e noi le regole che applichiamo al Movimento 5 Stelle le applichiamo con una legge a 900 consiglieri regionali, 1.000 parlamentari, 8.000 sindaci, i dirigenti delle grandi partecipate di Stato, recuperiamo miliardi di euro e li reinvestiamo in scuola, istruzione, sanità che possono dare più servizi ai cittadini. Il punto lo sa qual è? È che per poter dire questa cosa che ho appena detta, devi avere la credibilità di cominciare a farlo senza aspettare una legge, se no siamo tutti uguali, diciamo tutti la stessa cosa e poi ci intaschiamo tutti lo stipendio. Allora, che credibilità abbiamo di poter dire agli italiani vogliamo cambiare il paese? E voglio farle subito una domanda sulla stretta attualità invece, Di Maio. Nell'apertura lei ancora non era arrivato, raccontavo dell'ennesimo naufragio a largo delle coste libiche, raccontavo dei 34 morti, raccontavo che erano 500 su quel barcone, che se non fosse arrivata una nave della ONG MOAS, peraltro una di quelle che era stata messa sotto la lente della magistratura, cosa naturalmente normale e giusta fino a che non viene tutto chiarito, è bene che sia fatta un'indagine. Ebbene, e lei quelle navi le ha definite taxi del mare, si pente quando vede quello che accade, di quella frase che ha detto, Di Maio? No, perché semplicemente se si devono salvare vite in mare, ci sono imbarcazioni in pericolo, la legge del mare dice che bisogna salvarle e la mia gratitudine va a tutti coloro che fanno da ambulanza del mare. Il tema delle inchieste della magistratura non riguarda casi come questi, riguarda casi in cui potrebbero esserci addirittura connivenze tra gli scafisti e alcuni membri dell'ONG, e in quel caso noi dobbiamo indagare. È la stessa nave, è un problema di sicurezza nazionale. Sì, ma qui il problema sono le regole d'ingaggio, le regole per intervenire in mare. Ricordiamoci che la stessa Commissione Difesa del Senato della Repubblica, all'unanimità, quindi tutte le forze politiche, hanno detto chiaramente che ci vuole più controllo sulle imbarcazioni ONG che intervengono sul Mediterraneo e l'intervento della polizia giudiziaria o sulle imbarcazioni o in prossimità delle imbarcazioni che compiono queste operazioni di salvataggio, perché potrebbe esserci il rischio che qualcuno sia in contatto con gli scafisti e la magistratura sta indagando. Dare la massima fiducia alla magistratura su queste indagini non significa dire non bisogna salvare più le persone in mare. Io dico un'altra cosa, che l'unica rotta per arrivare in Europa per gli immigrati è quella mediterranea. L'82% degli immigrati che arriva in Europa passa per l'Italia. Questa rotta del Mediterraneo per scongiurare morti in mare va chiusa, e va chiusa stabilizzando la Libia e facendo accordi con i paesi di provenienza, perché queste persone non sono libiche, vengono da altri paesi dell'Africa. Però quello che sta
facendo il ministro Minniti, Di Maio, il ministro Minniti è il primo che è andato lì, ha fatto l'incontro con le tribù. Io penso una cosa, che la ricetta ormai sia chiara per risolvere questo problema. Adesso la differenza la farà il medico, cioè colui che sarà in grado al governo di questo paese di passare dalle parole ai fatti. Io vedo Minniti che si vuole impegnare, si impegnava prima Alfano, si impegnavano tutti, però poi nei fatti il problema vero è chi veramente vuole risolvere questo problema. A me non rassicura il fatto che il partito del ministro Minniti, il partito del ministro Alfano sono quei partiti che hanno legami fortissimi con una parte di cooperative che fa business sugli immigrati in Italia e non vuole che questo flusso si fermi, perché gli immigrati, cito, valevano più della droga nelle per le organizzazioni criminali. Buzzi, l'abbiamo visto la settimana Minniti, scorsa, però, per come capire la situazione era una situazione di Buzzi, per carità, cito ovviamente Buzzi, che finanziò la campagna elettorale del Partito Democratico. Senta, che Di Maio, a proposito di quello che è accaduto negli scorsi giorni e che ci ha stravolti, c'è l'attentato a Manchester, e l'attentato a Manchester ha riaperto naturalmente la discussione sulla lotta al terrorismo. Minniti dice che il terrorismo va combattuto con la repressione ma anche con l'integrazione. Salvini invece chiede mano durissima, pugno duro, e se la prende con i buonisti che manifestano. Lei si sente più vicino alla posizione di Minniti o a quella di Salvini? Io penso che il terrorismo e quello che sta accadendo in tutta Europa deve essere una grande occasione di unità nazionale e di unità tra Stati europei. Quindi non è una partita di calcio tra pro e contro, non può essere assolutamente banalizzato. Io dico soltanto una cosa, dobbiamo unire tutte le banche dati dei nostri servizi di intelligence a livello europeo e a livello di paesi dell'Occidente per essere il più attenti possibile alla minaccia terroristica. Non è una minaccia che possiamo sventare al 100%, non esisterà mai la sicurezza al 100%, ma in questo momento dobbiamo essere uniti sia a livello di paesi europei, sia paesi dell'Occidente per riuscire a sventare questa minaccia. Mi dispiace per esempio sapere stamattina che la Gran Bretagna voglia chiudere i trasferimenti di informazioni di intelligence agli Stati Uniti perché c'è stata una fuga di notizie. Noi dobbiamo unire le nostre informazioni dei servizi segreti, non dobbiamo essere gelosi di queste informazioni quando riguardano il terrorismo, dobbiamo essere molto questa uniti cosa è legata per cercare al fatto di che fermare New York Times questa minaccia. Ha pubblicato l'immagine delle bombe, quello secondo la Gran Bretagna è una fuga di notizie che non aiuta le indagini, ma volevo spiegarlo a chi ci ascolta. Però senta, questo non aiuta la lotta al terrorismo, dobbiamo condividere informazioni necessariamente. Senta Di Maio, mi dica una cosa che invece riguarda il nostro paese, la legge elettorale, ha visto che insomma si parla di un accordo molto vicino tra Renzi e Berlusconi, Renzi dà a Berlusconi il sistema più possibile vicino a quello tedesco e Berlusconi dà a Renzi le elezioni del 24 di settembre, voi state in tribuna a guardare? No, io sono colui che dalle pagine del Corriere della Sera qualche settimana fa ha aperto al partito di governo e ha detto facciamo una legge elettorale insieme, diteci cosa volete. Peccato che poi quando noi facciamo le aperture veniamo sempre snobbati o ignorati, quando invece le aperture fa Berlusconi il giorno dopo ci si lanciano tra le braccia. Io penso che ci siamo ancora e ci sono ancora buone possibilità per fare una legge elettorale tutti quanti insieme, perché una legge tra Renzi e Berlusconi per l'andazzo che sta prendendo non vorrei fosse una legge per escludere noi dalla possibilità di governare il paese. Ma nonostante questo il Movimento 5 Stelle è sinceramente aperto ad un accordo sulla legge elettorale. Troviamo però un modello di legge elettorale che assicuri dei correttivi di governabilità. Questo significa che se si vincono le elezioni devi avere l'opportunità di governare premi questo di paese e non di fare un inciucio dicendo con gli altri partiti. Correttivi di governabilità, grazie alla sentenza della Corte che abbiamo avuto qualche mese fa, i premi si di maggioranza premi di non maggioranza, sono più incostituzionali. Correttivi di governabilità. Oh. No, aspetti, le sto dicendo, grazie alla sentenza della Corte, noi adesso sappiamo che alcuni premi di maggioranza non sono incostituzionali, per esempio quello al 40% nel cosiddetto legalicum, la sentenza che è stata partorita qualche giorno fa. Quello è un correttivo di governabilità. Peccato che da quando siamo diventati nei sondaggi la prima forza politica del paese tutti fingono di non guardare. Senta, di Di Maio, ritiene più utile votare a fine settembre, primi di ottobre o a fine legislatura per l'Italia, per il paese intendo? L'ideale per me sarebbe votare il 14
14 settembre 2017, un giorno prima che i parlamentari maturino la pensione da parlamentari. Così eliminiamo un'altra ingiustizia e andiamo a votare prima di quella ingiustizia. Se immagina la campagna elettorale in spiaggia, però, Di Maio. Beh, noi l'anno scorso abbiamo fatto un tour, grazie ad Alessandro Di Battista, tutta l'estate abbiamo parlato a piazze stracolme in tutti i comuni italiani sulla costa. Alessandro ha fatto un giro incredibile di tutta l'Italia per il referendum. Comunque le voglio dare un suggerimento, quindi non ci spaventa. Se proprio non volete avere sto vitalizio a nessun costo, rimettetevi tutti prima, così a prescindere dalle elezioni. Potete sempre farlo. Sì, può essere un'idea. Può essere un'idea, però le ricordo che le dimissioni devono essere votate dagli altri parlamentari e dalla maggioranza dei parlamentari che il vitalizio lo vuole. Io dico, quindi, che le vostre le accetto in 24 ore al Parlamento, quale... Di Maio. Faccio questa previsione. Non ho capito. Dico che le vostre le accetto in 24 ore in Parlamento. Faccio questa previsione. Perfetto, allora. Vediamo. Allora, voglio farle un'ultimissima domanda, Di Maio. Voglio parlare del suo incontro con Maria Elena Boschi a una presentazione di un libro. C'è una fotografia abbastanza particolare in cui lei ha un'aria un po' come Bergoglio con Trump, diciamo. Lei ha un'aria un po' impacciata. E invece la Boschi è molto sorridente. Ma va benissimo la foto. Quello che non mi è piaciuto per niente, lo voglio dire, sono i commenti che sono usciti sotto questa fotografia. Commenti di una volgarità e di un sessismo mostruoso su Maria Elena Boschi. Mi piacerebbe tanto, lei lo sa, con questa fissazione, che lei dicesse chiaro e tondo che questi commenti non piacciono per niente neanche a lei e che li considera spregevoli e che non ha niente a che fare con le persone che li postano su Facebook e su Twitter. Sottoscrivo tutto quello che ha detto, ogni parola che ha detto, assolutamente d'accordo con lei. Benissimo, la ringrazio, ne prendo nota perché è importante per chi scrive queste cose sapere che non c'è l'avallo di una forza politica e che invece c'è sempre solidarietà verso una donna che viene insultata. Grazie a Luigi Di Maio, grazie a Valeria Ciarambino, io rientro in studio, saluto e ringrazio di essere qui Linda Lanzillotta, vicepresidente del Senato del PD, Bruno Manfellotto, firma dell'Espresso, nonché direttore, è stato dell'Espresso, Maria Stella Gelmini di Forza Italia, buongiorno, ben trovata. E Carla Cantone, che dopo essere occupata per moltissimo tempo dei pensionati italiani, adesso si occupa dei pensionati europei. Ben trovati. Allora, voglio partire da Trump, poi sento i vostri commenti su tutto quello io che abbiamo... Io vorrei un attimo partire da questa bella intervista con cui lunga, ampia, con cui si è aperta la trasmissione, se posso... Due Prego. Piccole cose sottolineare, perché è molto commendevole il finanziamento dell'intervento sulla scuola con i compensi dei consiglieri regionali e credo che ognuno, diciamo, contribuisce a delle finalità positive come ritiene. Però il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di far vedere come poi nei comuni, sui territori, invece si amministra non in termini di beneficenza volontaria ma in modo istituzionale. E questa realtà è la città di Roma. Ora, non mi sembra che nella città di Roma ci sia il risanamento delle scuole, la riqualificazione delle strade, la gestione dei rifiuti. Ecco, questo cioè, lei è... dice, farebbe gesto all'opposizione, cioè, facile governare una città, cioè, un conto è fare la beneficenza cosa. E finanziare in deroga a qualsiasi procedura, perché è un finanziamento privato. È quello che dicevo io, una roba esatto. Da privato cittadino. Un conto roba è lì. Cimentarsi con l'attività di governo. Ecco, là dove c'è un'attività di governo complessa, o si va in crisi col movimento, vedi Parma, eccetera, o si è paralizzati come a Roma. Torino è una città, diciamo, che funziona da solo, ha avuto un'ottima eredità, la Pendino, e quindi non ha problemi significativi allo Stato, ma a Roma io credo che tutti i romani possano vedere come quando si passa dalla beneficenza al governo le cose vanno un po' diversamente. Sì, lei sa che la Raggi si difende sempre dicendo che l'eredità era pesantissima, sì, Roma capito, era distrutta. Guardi, quando io molti anni fa ho governato Roma l'eredità era quella delle giunte di centrodestra, Carraro, eccetera, in eccetera. In una ha governato quindi, Roma con Francesco Rutelli che è stata lì, le considerata una che grande esperienza di governo di Roma. Terribile, eppure ci siamo rimboccati le maniche e pezzo dopo pezzo abbiamo rimesso in moto la città. Allora, Manfellotto, le sentirò il tuo parere, Bruno. C'è una distanza tra quello che dice Di Maio, appunto, e poi la pratica di governo?
Beh, insomma, mi pare evidente, no? Il Movimento 5 Stelle ha questa caratteristica, secondo me, quella di individuare molto bene i problemi, di immaginare anche dei possibili sbocchi delle loro soluzioni, ma di non essere capace, almeno finora, di concretizzare questa cosa in, non solo in progetti, ma poi in azioni. Questo vale per il reddito di cittadinanza, vale per tutta questa polemica sull'immigrazione, dove tutto sembra facile, tutto sembra risolvibile, e quando non è facile c'è un complotto che impedisce di risolvere quel problema. Devo dire che ho sentito da Di Maio alcuni rapporti, diciamo, tra Buzzi, il Partito Democratico, il ministro Minniti e la volontà di non risolvere questo problema, che sono, diciamo così, abbastanza inquietanti. Arditi. Ma il dato più significativo oggi è certamente quello di Roma, perché è verissimo che c'è un'eredità pesante, sono stati errori del PD clamorosi, l'uscita di Marino è stata una cosa che ancora grida vendetta. Detto questo, però, non è passata una settimana, sono passati parecchi mesi. Quasi un anno, credo. Quando era? A luglio fa un anno, insomma, siamo lì. Quindi devo dire, però, su tutti i temi principali di un'azione di amministrazione, non c'è nemmeno l'avvio, non c'è nemmeno un primo abbozzo. Oggi c'è una lunga intervista di Virginia Raggi sul Fatto Quotidiano, che spiega che tutta questa immobilità è perché si fanno le gare. Segnalo che all'AMA, che è l'azienda dei rifiuti, in un anno non sono riusciti a fare un consiglio di amministrazione, un assetto di governance che renda operativa l'azienda. È venuta quello l'altro giorno da me Paola Muraro a raccontarmi il fatto che secondo lei siamo andati indietro invece che avanti sull'AMA. Io preferirei qualche azione in più e qualche proclama in meno, ecco, diciamo così. Allora, cara la mia Maria Stella Gelmini, ho capito che siamo vicinissimi a un accordo Renzi-Berlusconi sulla legge elettorale. C'è molta fibrillazione, Di Maio ha ostentato sicurezza, ma credo che invece sentano che sta succedendo qualcosa. Ma Mirta, guarda, una battuta su quanto diceva la Lanzillotta, io sono d'accordo, mi hanno insegnato che la beneficenza si fa con il pudore della riservatezza. Quando invece si va in televisione a sbandierare un gesto di solidarietà, quello, come l'hai definito tu, è uno spot, non è come dire un esempio virtuoso, è un investimento che Di Maio fa nel tentativo di acquistare consenso. Di Maio dice: io per poter fare delle leggi giuste devo far capire ai cittadini ma sì, ognuno ha la sua narrazione, poi però compensi, ci sono credo delle distanze oceaniche tra, ripeto, la solidarietà, il gesto sicuramente positivo, ma che nella misura in cui viene sbandierato diventa un elemento della campagna elettorale, e le responsabilità di governo. È un dato che un conto sono le parole, i post su Facebook, il cinguettio su Twitter, altra cosa è governare. Allora, governare prima, necessita di competenze e di esperienza. Prima che la Gelmini si spieghi esattamente cosa sta accadendo tra Renzi e Berlusconi, perché è informatissima, e faccio vedere un po' come si sta muovendo la politica, siamo andati ieri nei Palazzi Romani in vista di questa intesa. Guardate. La Germania comunque ha stabilità, crescita del PIL, è una nazione che funziona sotto tutti i punti di vista. Tutti pazzi per la Germania e per il suo sistema elettorale, o almeno quasi tutti. L'intesa fra PD e Forza Italia sembra essere nata, intesa che scontenta però i 5 Stelle. Il modello tedesco è un modello inciucio, lo sappiamo, io non voglio paragonare il PD al Partito Socialista Tedesco, magari mi querela il Partito Socialista Tedesco. L'obiettivo di tagliare fuori i 5 Stelle è sempre stato un sogno nel cassetto, sicuramente. Qual è la legge elettorale che voi preferireste? Come abbiamo detto, si parte dal legalicum. Il legalicum, cioè l'italicum corretto, che favorirebbe 5 Stelle se arrivassero primi nella competizione elettorale anche senza sfondare la soglia del 40%. 5 Stelle dicono però si prepara un nuovo governo delle larghe intese. Intanto le elezioni poi stabiliranno, l'esito delle elezioni lo stabiliscono gli italiani e il popolo italiano. Il sistema tedesco è un proporzionale con sbarramento nel quale gli elettori esprimono due voti. Metà dei candidati è scelta in collegi uninominali e il PD in questo caso è più forte del Movimento 5 Stelle perché è più radicato nel territorio. E l'altra metà col proporzionale, e in questo caso è Forza Italia ad avere la chance di essere rilevante per numero di seggi. Non si può fare una legge elettorale contro il Partito Democratico, ma il Partito Democratico non può fare una legge elettorale contro tutti gli altri partiti. Se il PD è da solo, ci dicono che siamo isolati. Se facciamo gli accordi con gli altri gruppi, c'è l'inciuso. Le forzature del PD non servono e dimostrano che non è ancora chiara la lezione che c'è stata con il referendum.
L'intesa PD Forza Italia apre lo scenario del voto anticipato in autunno. Il voto anticipato è una prospettiva possibile? Il voto anticipato è competenza del capo dello Stato, quindi non mi sembra il caso che ce ne occupiamo noi. Il modello tedesco inoltre prevede uno sbarramento al 5%. Per chiudere il patto sulla legge elettorale, che ha già il sapore di Nazareno bis, PD e Forza Italia dovranno vedersela con i partiti più piccoli, che di certo non hanno voglia di uscire di scena. Abbiamo semplicemente detto che siamo alleati di governo, che i nostri voti sono fondamentali per far passare una legge elettorale. È la politica. Allora, lo sapete bene, è una materia complicatissima che è la legge elettorale, però mi pare di capire che l'interesse di Berlusconi di andare però verso un proporzionale che lo faccia contare, e invece l'interesse di Renzi è quello di votare, sì, prima di dover mettere mano a una manovra e a una legge di stabilità bella pesante che potrebbe influire sulla campagna elettorale. Però Mirta, sento parlare di inciucio, di Nazareno bis, di accordo Berlusconi-Renzi. È evidente che oggi chi dice una cosa queste che deve cose sapere, che Travaglio addirittura parla bene del, pur di dire che questa roba di oggi fa veramente schifo, vabbè, parla bene del Nazareno, dice il Nazareno Travaglio è legittimo, per carità, una posizione sicuramente, come vabbè, dire, legittima ma non condivisibile. Io voglio dire però a chi sta a casa che chi dice queste cose evidentemente non vuole bene né a Forza Italia né a Berlusconi, ma non vuol bene neanche all'Italia, perché oggi la legge elettorale la fa il Parlamento, viene votata dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica ci ha richiamato giustamente più volte a fare presto e bene, il che vuol dire consegnare al Paese una legge elettorale omogenea per la Camera e per il Senato. È chiaro che tutti i partiti devono concorrere alla stesura della legge elettorale. Berlusconi ha dato la sua disponibilità, ma non c'è nessun accordo con Renzi, nessun Nazareno bis, nessuna volontà di escludere chi che sia, tantomeno il signor Di Maio e il Movimento 5 Stelle. Ognuno ci mette la faccia e davanti agli elettori e davanti al Parlamento rappresenta la propria posizione. Noi in maniera molto chiara ci siamo sempre detti a favore del proporzionale per un motivo molto semplice, perché la propaganda non cambia la realtà. E la realtà oggi rispetto al passato non vede più due blocchi contrapposti, ma tre. Ma e dunque tre. Non governa e nessuno. E quindi non è che c'è il rischio che qualcuno non vinca le elezioni per colpa della legge elettorale, ma la matematica non è un'opinione. Essendo il sistema tripartito, noi riteniamo che il proporzionale funzioni di più. Ma ripeto, tutto si svolgerà in maniera trasparente, alla luce del sole. Chiarissimo. Con tante diffidenze reciproche. Allora, Carla Cantone, so che lei ama parlare di cose molto pratiche e concrete, no, ma non è il sesso degli angeli questo, perché come votiamo, dipenderà da come verrà governato questo paese. Sì, a me interessa molto come sarà governato questo paese, anche per, non solo per le cose in cui credo, per il lavoro che faccio, perché rappresento, non solo in Europa ma anche in Italia. Voglio dire una cosa, oggi finalmente è uscita l'unità, dopo settimane e settimane che era ferma, questo lo dico non per gli appassionati dell'unità, ma perché per il pluralismo, la democrazia, un mezzo di non comunicazione. Non c'è dubbio, un giornale che esce sempre una buona notizia, un giornale che chiude sempre una cattiva notizia, esatto. Ricordatevelo. Lo voglio dire, perché ho riletto stamattina l'Unità dopo tante settimane, ho letto un'intervista di Gianni Cuperlo, persona di una grande onestà intellettuale al di là delle collocazioni interno al PD. E io condivido in pieno quello che lui dice, nel senso che non c'è dubbio che la matematica non è un'opinione, non c'è dubbio che siamo in un contesto nel quale, si diceva anche prima, sia Linda che Maria Stella, che bisogna tenere conto del tripartitismo, lo so, di questo pezzo, va? Lo so, però io penso, se il PD cerca le larghe intese e sega le sue radici, sarebbe un incubo, ecco, disse Gianni Cuperlo. Io non arrivo a dire sega, perché sennò in televisione può essere interpretato male, ma penso penso che lavorare per una coalizione di centro-sinistra, che al di là di come andrà a finire dopo, aiuti molto di più a una coalizione seria
ma dare l'impressione che non provarci, ma pensare solo ad un'intesa con Berlusconi, secondo me il PD si tira la zappa sul allora, piedi. Sentiamo Lina Lanzillotti, e questo sul PD a me cosa non va fa. Bene. Dunque... Ed è per questo motivo che invito a leggere quell'articolo di una persona seria che sta nel PD con tutte le sue coerenze. Non so se ha capito, ma io stimo molto Cuperlo. Sì, lo si capisce, almeno l'avevo intuito. Sì. No, ma lo stimo molto anch'io, devo dire, perché è una persona colta e molto leale. Quindi per è, bene, è, sono è d'accordo veramente anch'io. Una persona per bene, quindi al di là delle opinioni, però Cuperlo è veramente una persona per bene. Solo a proposito di Travaglio, voglio ricordare che Travaglio aveva denunciato il patto di Nazareno come orrendo scambio tra sulla presidenza della Repubblica, che poi si è rivelato inesistente, quindi tanto per dire il Nazareno, perché era questo l'orrore del Nazareno, quindi insomma il Travaglio chiacchiera, poi avete litigato poi su Mattarella e Malvini in corsa, tutto sommato dire, diciamo la verità, lì si parla di larghe intese, ma noi non vogliamo le larghe intese. Comunque, noi vogliamo vincere, siamo consapevoli che la rappresentanza in Parlamento la rende di più il proporzionale rispetto al maggioritario, e vogliamo il premio alla coalizione, vogliamo il premio alla coalizione, il centrodestra unito. Lo dico a te, lo dico a Salvini, lo dico a chi ci ascolta. Allora, ovviamente vorrei chi è che dire vuole una cosa, e ricordare le larghe intese che, il Parlamento, per 10 anni non è stato capace di varare una nuova legge elettorale in sostituzione del Porcellum, fino a quando, con una qualche forzatura, in un periodo di grande solidità del governo Renzi, ha approvato l'Italicum, che poi è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Questo per dire che non è un'impresa facile trovare in pochi mesi l'accordo sulla legge elettorale, perché ciascuno persegue un progetto. Però non è facile, ma è necessario. È necessario, perché quello che vorrebbero i 5 Stelle è una situazione di ingovernabilità, perché il cosiddetto consultellum che con cui si arriverebbe a votare senza accordo è praticamente un proporzionale puro, perché quando loro mettono il premio di governabilità o di maggioranza al 40% è chiaro che non si raggiunge, e quindi quello che propongono i 5 Stelle, anche qui con una certa dose di responsabilità, è un sistema in cui non ci sono maggioranze per governare e in cui ci può essere una grande frammentazione, no? Allora, ecco, questo per dire qual è il modello. Quello che si sta tentando di fare con le forze che tengono al fatto che questo Paese poi non ritorni a votare dopo 6 mesi, che ci esporrebbe da tutti i punti di vista, economici, finanziari, di crescita, eccetera, eccetera, è quello di avere una maggioranza per un sistema che dia un po' più di governabilità. La maggioranza che può, con quello però, che c'è in Parlamento... Anche Di Maio, ma che vuole anche, premio di maggioranza, ma anche, però. Anche sì, 5 certo, Stelle, sì, ma anche... Ma anche per esempio la parte di, che si è scissa dal PD con articolo 1, che mi sembra che per esempio sull'ipotesi che è stata avanzata, che non è un tedesco, perché voglio sottolineare, il tedesco è un po' diverso. Perché, sì, ma noi andiamo un po' alla buona, sì, perché è alla buona, complicato però, da purtroppo, spiegare. Siccome i sistemi elettorali sono meccanismi molto tipo orologio, se uno cambia una cosa, per esempio come si attribuiscono i collegi, cambia tutto, no? Così nel tedesco il collegio viene attribuito a chi lo vince. In questo una sistema, persona che lei conosce invece, bene no. Dice una cosa sulla legge elettorale, dice che i politici non capiscono quasi nulla di nulla tranne che di leggi elettorali. Ecco, io e Franco Bassanini ha detto questa frase. E io penso che abbia molto ragione. Ecco, io invece che ho la mente un po' storta capisco di parecchie cose, ma di legge elettorale no. Però ecco, io credo che bisogna fare una maggioranza per un sistema con chi ci sta in funzione, allora, di questo obiettivo, quindi non è l'inciucio, è la ricerca in Parlamento di un sistema che sia un po' meglio del consultello. Allora, voglio far fare un commento a Bruno Manfellotto, però passando per un altro tema, perché in tutto questo poi ci sono sempre dei temi che rimangono sospesi. Uno di questi sono le banche. Noi sappiamo che le banche è stato il vero scoglio su cui si è infranto il rapporto di fiducia fra il governo Renzi e il Paese. Adesso ha torto ragione, non voglio giudicare, ma certamente dal punto di vista della cronaca è così. Ieri a Montecitorio il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno chiesto di calendarizzare questa famosa commissione per capire cosa succede sulle banche, e il PD ha detto che non voleva. Sentiamo un attimo la clip e poi capiamo perché. Tutti i gruppi politici presenti in quest'arco parlamentare sono a favore
di realizzare questa commissione d'inchiesta prima possibile. In 15 minuti, rinunciando all'eventuale dichiarazione di voto, riusciremo a licenziare finalmente quello che è il provvedimento che vuole fare luce sui vari crack bancari. Mi associo a questa richiesta anche perché la istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta tarda ormai da oltre un anno e mezzo. Noi stiamo affrontando un provvedimento che ha visto un forte lavoro istruttorio in sede di commissione, in sede di comitato dei nove. Quindi la nostra proposta e richiesta di lavoro è quella di passare immediatamente all'esame del provvedimento e siamo in condizione di poterlo licenziare nel giro di poche ore. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 48 voti di differenza. Allora, ci sono le procedure. Però, posso dire, no. Qui lì non è non votare, invertire un ordine del giorno già stabilito dalla conferenza che sta perdendo tempo. Il Senato l'ha approvata, noi siamo favorevoli. Allora, voglio dire che è urgente per vari motivi. Se personalmente ritengo che fare la commissione d'inchiesta in periodo elettorale non sia il massimo della saggezza. Però i cittadini vogliono sapere, io sono d'accordissimo. Fate vedere la frase di Renzi, perché appunto poi bisogna che la politica ci abbia un po' di coerenza. Dato che Renzi da pochi giorni fa ha detto una frase sulla commissione d'inchiesta, ha detto che è urgentissima, ha detto che va fatta subito, che saranno, ha detto, 8 mesi splendidi durante la commissione d'inchiesta. La domanda appunto è la credibilità, perché io capisco benissimo il ragionamento. Se andiamo a votare a settembre, di che stiamo parlando? No, poi se però non è anche male, vero. Era stato lui stesso a proporla all'inizio. Eccola qua. Commissione facciamo subito commissione d'inchiesta. Matteo Orfini sarà il nostro capogruppo. No, sarà il presidente della commissione. No, capogruppo in commissione. Okay. E saranno 8 mesi meravigliosi. Durante... Se lo dice lui, che sarà meravigliosi. Ma intanto. No, però sono i segnali, no? Meravigliosi, onestamente è un linguaggio poco consono al tema, anche perché prima si parlava, ma non è un tema sul quale si può scherzare, perché riguarda la pelle della gente, quindi c'è poco da scherzare su questo tema. Certo. Il rapporto di fiducia tra i cittadini e non il governo e la politica passa dal fare chiarezza e dal mettere trasparenza su questo tema, perché riguarda i risparmi delle persone, quindi io di meraviglioso non vedo veramente io niente. Io sono d'accordo sulla trasparenza, penso che la priorità per i cittadini e in particolare per le 4 banche popolari è quello di riavere i soldi così come è stato deciso e si sta attuando. Certo, bravo, i decreti attuativi fossero un po' più rapidi. Siccome il sistema bancario è un'infrastruttura fondamentale della nostra economia, bisogna fare questa indagine con serietà, senza strumentalizzazioni che metterebbe. E presto, sicuramente. Poi allora, quando vedo la mia quota azzurra cerco di difenderla, perché non prenderà mala parola con quando voi tre. Vedo che c'è D'Alema che denuncia i ritardi sulle commissioni d'inchiesta sulle banche, dico, veramente non c'è limite, non c'è pudore. Ci devi stare, ci devi stare. Ci sta benissimo, va bene. No, mettiamo un po' di ordine. Intanto diciamo che questo problema delle banche, che come ricordavi è stato importante per l'immagine di Renzi, è ancora però un problema che riguarda i nostri rapporti con l'Europa, no? Cioè, mentre si discute ancora di manovra, ogni volta l'Europa ci ricorda che abbiamo il problema delle banche aperto. Sì. Detto questo, però, vorrei... L'Europa facesse l'unione bancaria, certo, carità, certo. Il mio scetticismo, si desse una mano però, sui migranti, si desse una mossa pure il mio scetticismo, però ci ricorda sempre le cose a noi, non va bene. Però l'unione bancaria è un pilastro. Certo. Scetticismo però è notevole, perché insomma le commissioni d'inchiesta sono parlamentari. Non si nega nessuno. Ecco, non hanno mai arrivate a conclusioni serie. Quindi il rischio, diciamo così, che spesso sono state smentite, poi sono state seconde commissioni e terze. Insomma, non è che si arrivi alla verità l'indomani. Quindi il fatto che questa commissione sia utilizzata durante la campagna elettorale, io capisco tutte le preoccupazioni, perché il rischio che venga strumentalizzata è tanto. E comunque, se l'obiettivo è quello che l'onorevole Gelmini e l'onorevole Lanzillotta e anche la Cantone ricordano, che è quello di fare chiarezza per i risparmiatori
restituire i loro soldi a chi ne ha diritto. Cioè, la commissione d'inchiesta in questo non serve a niente. Perché no, la commissione d'inchiesta si occupa d'altro. Ecco, cioè, bisogna evitare che in questo paese pagano sempre gli stessi. Quindi se nelle banche si vuole pagare la povera gente... Mentre invece quello che riguarda gli euro si fa pagare chi ha provocato questi crack, secondo intanto, me per me sarebbe già molto meritoria. Importante, a proposito di trasparenza, avere dati chiari su quanti realmente sono i risparmiatori che hanno già avuto dei rimborsi, quelli che non li hanno avuti, quanti sono quelli che dovrebbero averli. D'accordo. Cioè io onestamente pochi, tutto molto lento, se dovessi augurarmi una trasparenza adesso me la augurerei su questo, poi possiamo fare tutte le... Sì. Ha qualcosa da farsi perdonare il PD sulle banche, la tua opinione politica? Beh, insomma, onestamente i ritardi sono stati notevoli, purtroppo la situazione è stata o... sottovalutata, quali sono varie... Ma non ti vedo da un po' perché mi trascuri, ti faccio pure una domanda su Boschi e De Bortoli, va? Sì. Cosa pensi di quella vicenda? Ho finito di rispondere a quell'altra? Passo a questa. Dammi tu i tempi, no? Dammi tu i tempi, no? No, quindi dicevo, per quello che riguarda i PD, i ritardi, forse anche ritardi da parte degli organi di vigilanza, eccetera, e poi soprattutto sempre c'è stato, secondo me, in questa vicenda delle banche, il tentativo di risolverla in qualche modo secondo i vecchi criteri che purtroppo non si possono più utilizzare. Quando si è corsi ai ripari, si è corsi ai ripari rispettando un mandato europeo troppo vincolante, si aprirebbe tutto un altro discorso qui. Quindi insomma errori ce ne sono stati tanti. Però qualche ritardo insomma significativo. Come c'è la stato. Valuti la vicenda Banca Etruria, la ipotetica non pressione ma richiesta di Boschi a Ghizzoni per acquistare Banca Etruria da parte di Unicredit? Per quello che riguarda l'affermazione di De Bortoli, per quello che conosco De Bortoli e anche aggiungo per quello che conosco meno, ma insomma per quello che conosco Ghizzoni, mi pare improbabile che abbiano inventato una cosa del genere. No, penso che De Bortoli abbia riferito quello che ha appurato e che ha, penso, conoscendolo, verificato. Ecco, ora, il problema poi è capire in che modo c'è stata questa pressione, che tipo di pressione c'è stata, come si è... Sappiamo come avvengono queste cose. Ma no, non è che De Bortoli ha già detto che non era una pressione, rimane appunto, il punto della bugia. Non si no? dice lei mai in Parlamento a uno, detto non me ne sono mai occupata. Non si dice mai a uno compra una banca, no, si dice c'è questo problema, certo se fosse valutato vorremmo capire. No, ci sono mille modi. Certamente la posizione di questa, in questa situazione diventa più complessa per le ragioni che sappiamo. Per i legami che ci sono tra Maria Elena Boschi e il vicepresidente della banca, e suo padre, che è un legame automaticamente, automaticamente rende discutibile anche quello che è spesso è prassi la normalità, dice Manfellotti. Devo andare in pubblicità, poi Carla Cantone vuole parlare, ma torno subito e le do la parola. Sì, io tanto sono qua. Cara Carla. Prego. Trump a Roma, ma no, mi stavo ricordando, ho letto in un pezzo di Vittorio Feltri il fatto che Feltri se la prendeva con la Gelmini, perché la Gelmini ha fatto facile ironia sulla chioma di Trump, che peraltro io condivido perfettamente con la Gelmini, ma la cosa bella è che Feltri diceva come fa la Gelmini che adora Berlusconi e ha quella mochetta in testa a fare ironia su Trump. Ma Feltri è
stato veramente un po' canaglia su questa cosa. Ha dato un assist, però. Però è vero che io questa battuta sul ciuffo l'ho fatta e quindi mi sono beccata l'editoriale. Vabbè, è andata così. Va posso bene. Dire allora, una cosa sulle battute dei capelli? Sì. Lo posso dire, visto che c'è la Gelmini. Io mi ricordo che quando Berlusconi era presidente del Consiglio e si rifece la chioma, no? Si presentò al tavolo verde in un incontro con i sindacati, io lo vidi e gli dissi: presidente, è bellissimo, sembra Pat Boone. Lui si alzò, mi baciò la mano, mi disse grazie. E complimenti. Ve lo ricordate Pat Boone? No, perché aveva la riga, ve lo ricordate Pat Boone com'era? È proprio così. Così impomata. Adesso la recuperiamo, trovatemi la foto per cortesia. Allora, no, a proposito invece di Trump, al di là del ciuffo, invece questo viaggio era importante, perché voi sapete che si apre a Taormina domani il G7, sono molte le cose sul tavolo, molto importanti e molto difficili da affrontare. Vediamo un attimo il clima che c'è in Sicilia per l'arrivo dei big della terra a Taormina. A poche ore dall'inizio del G7, Taormina è blindata. In questo momento ci sono quasi più militari che abitanti, ben 10.000, compresi gli uomini dei corpi speciali, secondo le fonti ufficiali. Questo è l'ingresso di Taormina, è proprio qui che inizia la zona rossa. Dopo l'attentato di Manchester l'allerta è massima, qualunque veicolo in transito viene controllato con il metal detector. L'accesso è consentito soltanto ai residenti. A largo non si contano le navi militari che presidiano anche lo specchio d'acqua che si estende fino a Giardini Naxos, comune che ospiterà il temuto corteo degli antagonisti con possibili infiltrazioni dei No Global. Qui a essere preoccupati sono gli imprenditori. Guarda, qua siamo proprio, perché siamo con i vetri e siamo proprio sul mare, quindi non è che possiamo fare qualche barriera, qualcosa, non possiamo fare proprio niente. La cosa che preoccupa di più è normale che facciano dei danni ai locali e a tutto il resto, sperando che non succeda niente alle persone. Anche il sindaco di Giardini Naxos, Pancrazio Lo Turco, non è tranquillo. Ripeto, io non ho nulla in contrario al corteo. Se il corteo però si svilupperà e si svolgerà in forma pacifica, se invece saranno comporteranno dei problemi, soprattutto danni alla struttura commerciale, questo è un fattore che veramente ci preoccupa, non per poco. Allora, l'abbiamo trovato, lui? Sì, vedi, era un po' più lunghi, ma era, ma era pettinato, con un po' di brillantina sono uguali, nella pettinatura. Va bene. Allora, Linda Lanzillotta, questo vertice non è casuale che sia in Sicilia, perché quando l'aveva immaginato Matteo Renzi, che sperava anche di guidarlo, invece sarà Gentiloni, e l'idea è che fatto lì è un vertice che sarà sulla sicurezza del mezzogiorno d'Italia, ma anche l'immigrazione, perché la Sicilia è la porta d'ingresso, e no? Anche però la valorizzazione della bellezza di tutta l'Italia e il punto, la collocazione della Sicilia. Quali sono i dossier fondamentali che Gentiloni porterà a questo vertice? Ma il primo dossier è quello del terrorismo e quello della lotta all'ISIS, sicuramente. Il secondo dossier è quello del commercio internazionale. Quello, il precedente, comprende ovviamente anche la gestione dei flussi migratori, che tuttavia è un dossier prevalentemente europeo. Il secondo dossier è quello del commercio internazionale e della lotta delle posizioni antiprotezionistiche, che sono, diciamo, una minaccia per l'economia. Quindi con Trump quella sarà una bella grana. Sì, però mi sembra che Trump, man mano che passi il tempo, vada via via modificando molte posizioni, cioè anche per lui, in fondo, come per altri movimenti, poi il confronto con la realtà ti fa capire che ti normalizza, ti rende realista. Devo sentire però un commento. Per Trump devo assolutamente leggerti il tweet che ha fatto ieri dopo la visita al Papa, perché denota il personaggio. Allora lui dice e twitta: il nuovo Papa è un uomo umile, molto simile a me.
il che probabilmente spiega perché mi piace così tanto. Allora, questo io lo trovo meraviglioso. Lui ormai si identifica col Papa. Col Papa, fantastico. Volevo far fare a Bruno Manfellotto un commento, ma c'ho veramente 20 secondi su questa notizia incredibile. Il TAR del Lazio ha bocciato 5 direttori stranieri che Franceschini aveva nominato in 5 grandi musei italiani. I musei stavano andando benissimo. Franceschini ha risposto stamattina, ecco il tweet, non ho parole ed è meglio. E in effetti non ce l'ho neanche io. Ce l'hai tu, Bruno? No, mi viene in mente... Mi viene in mente un episodio, che quando Renzi si stava preparando per diventare Presidente del Consiglio e quindi stilava il suo programma, consultò una serie di giuristi, economisti, esperti, e a uno di questi giuristi chiese, ma come si fa ad abolire il TAR e il Consiglio di Stato? Ecco, quindi non c'è riuscito. È chiaro che nel suo modo individuava però un problema, anche se in modo così titanista, diciamo. Torniamo subito con le news del TG, rimanete con noi. Mambo! Sono le 12 in punto, ci colleghiamo subito con Cristina Fantoni, TG della 7. Io naturalmente ho fatto un minimo di ritardo perché ho commentato, devo dire, abbastanza attonita, cara Cristina, la notizia del TAR del Lazio che annulla le nomine di 5 direttori di 5 musei, direttori stranieri. E effettivamente Franceschini ha commentato non ho parole e io mi associo perché trovo che questo è un paese che talvolta mi sembra costruito perché le cose non accadano mai. Cristina. Sì, buongiorno Mirta, buongiorno a tutti. Allora comincio da lì, anche se era la nostra coda, ma sicuramente una delle top news del nostro telegiornale, l'indignazione, lo sconcerto del ministro Franceschini, che peraltro ha detto, io sono abituato alle sentenze non a commentarle ma a contrastarle nelle sedi opportune. La sede opportuna scelta sarà il Consiglio di Stato, ricorso già pronto, perché di quei 20 direttori scelti in modo imparziale, ovviamente anche tra personalità e profili estranei, ieri almeno 5 sono stati bloccati dal TAR del Lazio. C'è un problema d'immagine e su questo è stato molto duro. Franceschini ha detto è una figuraccia a livello mondiale proprio quando, come dicevi tu, si prova a cambiare qualcosa, ma poi c'è un problema anche pratico perché da oggi, nelle prossime ore, ci sono musei molto importanti sul nostro territorio che sono senza una guida. Quindi di questo parleremo, follia, perché c'è uno scontro anche politico, insomma istituzionale, piuttosto importante. A proposito di ultime notizie, Mirta, ti do un aggiornamento che purtroppo riguarda ancora la situazione di massima allerta a Manchester. Abbiamo sentito la stessa Premier May che ha parlato di possibili nuovi attacchi. In questo momento c'è una situazione di grave allarme in un college di Trafford. Siamo a sud di Manchester, in un sobborgo. In questo momento ci sono gli uomini dell'esercito, gli artificieri e la polizia in azione, con l'intero quartiere chiuso e il college che viene evacuato perché c'è un allarme bomba. Non sappiamo di più, ma è una situazione che facilmente inseriamo in un contesto che è di grande allerta, con un livello di sicurezza critico, con le forze dell'ordine che presidiano anche militarmente tutte le zone di Manchester ma anche dell'intero Regno Unito, con le evidenze dell'indagine di quella strage di Manchester nell'arena studiata adesso, lo sappiamo, in Libia, con una polemica molto forte sulla fuga di notizie, perché sappiamo forse troppo rispetto a quanto i media americani hanno ribattuto anche sull'ordigno. È chiaro che non è più un ordigno così semplice, ma è un ordigno che doveva per forza poggiare a livello di costruzione su una base strategica e di possibilità di avere aiuti su cui stanno lavorando gli inquirenti. E dunque si sa che il kamikaze era stato, a quanto pare, anche in Germania negli ultimi giorni prima dell'attentato. Si sa che la famiglia era una famiglia con un profilo da attenzionare, per così dire. Ieri dicevamo che il meccanismo sociale, che deve in qualche modo segnalare cambiamenti repentini e profili sospetti, non aveva funzionato. Invece adesso è più chiaro che quel meccanismo aveva funzionato, ma poi forse le intelligence e le autorità britanniche non erano state così pronte a recepire le indicazioni che erano arrivate dalla famiglia e dai vicini del killer. Di questo, anche di questo, si parlerà nel vertice NATO di oggi, perché Donald Trump ha lasciato, lo sappiamo, l'Italia, direzione Bruxelles. Oltretutto
soprattutto ricordavo, è uno di quei posti che aveva definito un postaccio, un hell hole nella sua campagna elettorale. Bruxelles adesso dovrà confrontarsi, vertice NATO, membri dell'Unione, avrà un pranzo con Macron e magari affronterà anche con la May quel nodo molto complicato da gestire di scambio di informazioni e di informazioni filtrate che hanno messo a dura prova anche il cammino delle indagini sull'attentato di Manchester, e poi naturalmente tutte le altre notizie, e torneremo, dicevo, anche sulla vicenda Musei. Grazie Cristina, ci rivediamo alle 13.30 con il TG. Io voglio ripartire da Manchester, ma lo voglio fare su una domanda che ci siamo posti tutti in questi giorni, una domanda inquietante: perché ragazzi nati nelle nostre città, inseriti nella nostra società, possono arrivare alla decisione abominevole di farsi saltare in aria in mezzo a ragazzi come loro e addirittura a bambini? Questa domanda l'abbiamo girata ad alcuni giovani musulmani milanesi della seconda generazione. È un servizio interessante, alcune risposte ci fanno molto riflettere, guardate. Ma come infastidisce un italiano quando ad ogni italiano si associa la mafia? Cioè, noi musulmani non siamo quello, come gli italiani non sono tutti mafiosi. Sicuramente c'è qualche elemento che usa la religione come scusa, ma non rappresenta noi, non rappresenta i musulmani. Anche a Manchester l'attentatore era un giovane nato e cresciuto in Europa. Ma cosa spinge queste persone a radicalizzarsi? Abbiamo chiesto a ragazze e ragazzi musulmani nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri. Questi ragazzi si emarginano dalla società, ma penso che vengano anche emarginati dalla società, nel senso che sono magari ragazzi che non hanno studiato, non hanno le possibilità economiche per avere una loro vita, quindi sono facilmente manipolabili da queste persone. Secondo me è proprio un lavaggio del cervello che viene effettuato a persone che di per sé sono fragili. Una ricerca di un credo religioso purtroppo la trovano nelle persone sbagliate. Ma cosa si può fare per evitare la radicalizzazione? Secondo me manca un punto di incontro tra giovani, diciamo, di culture diverse. Uno spazio in cui si possano svagare, diciamo, persone che abbiano culture e religioni diverse, perché molte persone, anche se sono nate qui, seguono comunque i dettami dei genitori. Catrine e Shoruk fanno parte di Taleia, un'associazione che cerca di smontare gli stereotipi legati alle persone islamiche. Siamo talmente integrati da essere invisibili, perché siamo tanti nonostante tutto. Nessuno ci conosce perché siamo italiani. Eppure la realtà italiana sembra diversa rispetto a quella degli altri paesi. Nel 2015 sono partiti dalla Francia 1500 persone per andare a combattere con l'ISIS, mentre dall'Italia nello stesso anno ne sono partite 80. Perché? Perché è diverso, perché loro là hanno già creato un'altra comunità e c'è proprio un senso, un fronte comune. Loro si sentono tutti discriminati, hanno questo odio verso il paese. Mentre qua in Italia, forse non concentrandosi tanto sul fatto dell'identità diversa, aiuti le persone a sentirsi uguali agli altri. Togliere il focus dal fatto che siano attentati religiosi, perché in realtà sono solamente dei criminali, che poi sì, lo facciano con la scusa della religione, d'accordo, però non è quello il problema non è l'Islam, il problema è che sono dei criminali, quindi affrontarli esattamente come si affronterebbero tutti gli altri criminali. Allora, in questi ultimi giorni ho cercato di raccontarvi le cose, raccontarvi l'irraccontabile, perché la strage di Manchester è qualcosa che ci toglie le parole di bocca. Oggi proviamo a capire insieme, vi invito due persone che ci possono, sotto due aspetti diversi, aiutare a capire. Una è Margherita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, che in questi tempi difficili riesce sempre a darci dei suggerimenti. Tra l'altro ho visto che ha citato ultimamente una frase bellissima di Martin Luther King, che voglio leggervi. La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire, non c'era nessuno. Magnifica frase. Benvenuta. L'altra è Simona Sparaco, che è una scrittrice a cui ho molto pensato in questi giorni, perché Simona ha scritto il suo ultimo libro che si chiama Sono cose da grandi, e racconta di quando suo figlio vede in televisione quel camion che a Nizza travolge la folla, e lei da madre, come io ho
a questi giorni sentito profondissimamente, non sapeva cosa dirgli. Quel dire sono cose da grandi non bastava più, perché di fronte a quella paura c'è bisogno di dire qualcosa in più e noi stessi non sappiamo esattamente cosa dobbiamo dire. Cosa hai detto a tuo figlio Diego, Simona? Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno, grazie per avermi invitata. Io appunto ho riconosciuto negli occhi di Diego una paura diversa, una paura adulta, quasi non era la paura dell'uomo nero, del male che gli racconto nelle fiabe che gli leggo la sera, era appunto un male disposto a morire per ucciderci, per annientarci. Lui purtroppo era davanti alla televisione, dico purtroppo perché era l'ora di pranzo, c'era confusione, non pensavo che ascoltasse e che potesse capire, ero talmente attonita anch'io da quel racconto di morte che non ho avuto la prontezza di riflessi e soprattutto perché lui, come tutti i bambini della sua età, è appassionato di camion, di macchinette, vedere l'oggetto... L'idea che la morte arrivasse dal camion. Dal camion, tant'è vero che poi la notte ha cominciato ad avere gli incubi, mi parlava del mostro bianco e in quei giorni lì io ho sentito l'esigenza di usare la scrittura che ho sempre usato in modo terapeutico per rivolgermi direttamente a lui attraverso questo libro e a lui raccontare attraverso la metafora, attraverso delle immagini che potesse in qualche modo comprendere, perché alla sua età, per cercare di tranquillizzarlo. Però Simona, Manchester è ancora una cosa in più, no? Io l'ho pensato rispetto a mia figlia che ha 15 anni, perché è la morte dei tuoi coetanei, la morte portata in un mondo di leggerezza, con i palloncini rosa, con le piccole fan, no? Infatti Manchester è veramente qualcosa di inimmaginabile e soprattutto di fronte a questa paura che ovviamente quando la riconosci negli occhi dei tuoi figli capisci che è anche la tua, perché è come se fossimo tutti figli oggi, è come se avessimo tutti l'impressione di camminare sul ciglio di un burrone. Ora la differenza sta tra chi decide di guardare continuamente giù e farsi cogliere dalle vertigini oppure vai avanti a schiena dritta e cerchi di trovare il coraggio. Quella frase che abbiamo sentito prima è bellissima, perché il coraggio viene soprattutto dall'accettazione, accettare la propria fragilità e la propria paura. Io non la nego di fronte a mio figlio, se mi vede spaventata, cerco però di dare a lui l'impressione che io ho un controllo su quella paura, perché lui è questo quello che vuole, sì, vuole vedermi capace di gestire la paura. Allora, adesso faremo anche Annunzia De Girolamo, che invece è madre e quindi insomma sarà posta anche lei il problema di cosa dire a sua figlia Jen. Infatti, in questi giorni. Poi arrivo anche al nostro amico Gianmarco Centinaio, oggi gli ho dato il premio per la dieta. L'ho fatta stare con tre donne di questo livello. È il mio regalino, premio per la dieta. Siamo arrivati a 15, ne ho persi 15. Lo vedo, Centinaio, la controllo. Allora, Maria Rita, torniamo un attimo. Durante il servizio tu continuavi a dire il tema è la morte. Il tema è la morte. Cioè, se noi non affrontiamo... Allora, intanto la madre di tutte le angosce umane è la morte. Noi veniamo accompagnati nella vita da questa angoscia. I bambini già a 3 anni ti domandano ma si muore perché vedono morire il cane, muore il nonno. Già te lo chiedono. La morte è qualche cosa di duro da accettare, perché si finisce, perché dove si va, perché... Pensate che vuol dire assistere invece passivamente. Intanto chi ci sta in mezzo e si vive la morte dei coetanei avrà una traccia nella vita che deve essere superata, viene superata con anni e anni, perché il discorso è toccato a loro e perché non a me. Ero lì, poteva toccare a me. Quindi avere a due passi la morte e averla sfiorata e quasi senso di onnipotenza per averla toccata, ma non... Quindi c'è quel dramma. Ma chi assiste passivamente? Chi vede tutti i giorni come il bambino... come diceva la collega prima, no? Davanti alla televisione e vedere... E quella è una assistere a una violenza alla quale tu non puoi fare niente. Quindi la tua impotenza di bambino più l'impotenza dei genitori che non possono far nulla. Ecco, io quello che vorrei dire è che il bambino quando parla della morte con i genitori si sente in parte tutelato, viene contenuto, comunque ci sono loro. In questo caso non c'è più nessuno, non c'è nessuna autorità, perché il giovane che ti dà la morte la dà, attenzione, non solo ai suoi coetanei, ma la dà, perché ci tengo a questo, erano soprattutto bambine. Cioè, sì, anche la scelta di quel concerto, anche la scelta di quella ragazza, anche la scelta del uccidere delle ragazzine... Sì, Ariana Grande è notoriamente una cantante che piace alle adolescenti femmine. Quindi non solo bambine, quindi punire in un momento solo... le ragazzine, le mamme delle ragazzine che l'hanno accompagnato, la gioia di godere e la libertà di godere. Le zie, i fratelli maggiori, le famiglie. E scusate, e poi vorrei sottolineare, andrebbe studiata la famiglia che ha prodotto questo kamikaze.
perché è una famiglia particolare, e vorrei soltanto lanciare due sassolini. Uno, che è una storia di maschi, maschi che sanno che un maschio, il padre che sa, il fratello che sa, che uno di loro, il fratello, il figlio, andrà a morire. Quindi pensate il meccanismo tra maschi di mandare a morire uno, di mandare a morire uno di loro. E la sorella, che ha due profili sul web. Uno in cui è senza velo, cioè un altro in cui... Cioè, pensate, però ci torniamo però, su questo, perché voglio parlare dell'attentato. Poi vi chiedo una cortesia, un attimo di aspettare, sì. Perché a parte che vedo che è arrivato anche Pierfrancesco Maiorino, assessore dei politiche sociali del Comune di Milano, che è l'uomo che ha organizzato la marcia pro migranti. Adesso arriveremo fin lì. Però torniamo al tema della paura, perché poi questo è il vero grande problema che abbiamo di fronte. Sì. Noi abbiamo provato a parlare con dei ragazzi a Roma di questo tema, di come vivono la paura. Guardate. Mai andata a un concerto? No, mi sarebbe tanto piaciuto, ma adesso con questi problemi che girano... I tuoi genitori non vogliono che tu ci vada? Diciamo di no, perché comunque sono sempre luoghi molto affollati, poi adesso con questi problemi del terrorismo sono più rigidi, diciamo, e non mi hanno mai mandato. In che anno sei nata? 96. Per te è normale questo allarme continuo? Beh, è brutto che sia normale, però purtroppo sì. La generazione che a malapena sapeva camminare l'11 settembre 2001 è fatta di ragazzi che hanno sempre vissuto solo questa epoca di paura del terrorismo. Adesso in questo periodo meglio di no. No, non ci vado, però diciamo che mi rendo conto che possa essere un po' scioccante e che uno possa avere poi paura di andare di nuovo ad un concerto. Io ai concerti non ci vado. Mio padre parecchie volte viene con me. Io comunque non smetto. Se si smette l'abbiamo vinta a loro. Già ieri mi ha detto no, tu non ci vai. Ai Coldplay. Cioè potrebbe succedere quando meno te l'aspetti, però è meglio sempre evitare andare in questi luoghi. Il gusto di lasciarsi trasportare dal clima della folla festosa di un concerto è sovrastato dalla paura che possa succedere qualcosa. Non vado mai ai concerti, seguo la musica online. Preferisco ascoltare la musica via su YouTube, i concerti mi danno un po' fastidio. Il Bataclan me l'ho sentito molto quando è successa questa cosa. Questi ragazzi, il prima del terrore, non lo hanno mai vissuto. Tra i miei amici c'è molta gente che... ha aumentato l'ansia e la paura della folla, delle grandi masse. Mi è capitato di stare in mezzo a tanta gente e di avere degli attacchi di panico sentendo dei rumori che magari sono normalissimi. Il cuore a mille, l'adrenalina forte, poi ovviamente ci rendiamo conto che erano solamente fuochi d'artificio e scoppiamo tipo tutti a ridere, come per dire pensa come stiamo. Allora, De Girolamo, lei tra l'altro mi sono ricordata che era in studio anche dopo il Bataclan, eravamo qui in studio insieme e anche quel giorno parlammo della la paura per i figli, no? Come si fa a non cedere al terrore? Ma infatti loro diffondono non solo la cultura della morte a cui si faceva riferimento, ma quella della paura, dell'odio. Cioè qui parliamo di ragazzini che arrivano ad ammazzarsi ammazzando gli altri, che è una cosa purtroppo che ci costringe come madri a parlare ai nostri figli. Io ho una bambina di 5 anni che già mi fa tante domande. Certo. Cioè sono figli anche di una cultura diversa, del mondo 2.0, della rete, sono davanti alla TV e vedono tutte le immagini. Già mi fa domande dal velo, se vedo una donna con il burka, mi fa domande inquietanti a volte, no? Perché è anche spaventata da quell'oscuramento, a domande sull'ISIS, ma non sapendo cos'è l'ISIS, ma su quello che ascolta. E va spiegato proprio a fondo, senza avere paura, secondo me, ovviamente sotto forma di favola, sotto forma di una brutta favola del lupo cattivo, diciamo. Perché i figli devono essere consapevoli, soprattutto in questo momento nel quale stiamo assistendo addirittura ai giochi sulla rete come Blue Whale, sì, ecco, dove i bambini arrivano, i ragazzi, a suicidarsi. 50 prove. Perché c'è qualcuno che gli inculca nella testa la cultura della morte. Sì. Quindi la morte così, per gioco, follia pura, la morte per uccidere gli altri e quindi per diffondere la cultura dell'odio. Sono prove di iniziazione, hai ragione. Sì, guarda, hai detto una cosa importantissima, fateci una trasmissione. Pensare che c'è qualcuno che fa il tutor, contattando i ragazzini, gli fa fare 50 prove di iniziazione di coraggio fino al suicidio, la dice lunga sulla... Se mettiamo in connessione questo con quello che accade sulla rete, ovviamente l'alterazione, la negatività,
di ciò che c'è sulla rete, capiamo che mondo stiamo vivendo, in quale mondo stiamo crescendo i nostri figli. E io le dico, Mirta, con grande paura e con grande senso di responsabilità, prova a spiegare a Gea. Voglio sentire il Centinaio, volevo fare un passaggio un po' più politico con Centinaio, nel senso che appunto Maiorino e il Comune di Milano, Beppe Sala, hanno detto la reazione alla paura deve essere una grande manifestazione di accoglienza, perché se l'altro lo conosci, se il diverso lo conosci, hai meno paura. Sono d'accordo. Ma non sembrava che eravate d'accordo con la manifestazione voi della Lega? No, vabbè, sulla manifestazione no, ma sulla manifestazione no, anche perché, visti le immagini di quello che è successo alla manifestazione, non andavano neanche d'accordo tra di loro, quindi sotto quel punto di vista lì mi faccio qualche domanda anch'io. Ma io ho un bambino di 20 mesi, quindi in questo momento non ho da dover spiegare a Filippo che cosa sta succedendo. Però anche l'altro giorno, parlando con alcuni papà, la domanda che ci stiamo facendo è: cosa lasciamo ai nostri figli? Che società stiamo lasciando ai nostri figli? Mio figlio, quando avrà 15 anni, quando sarà adolescente, che cosa vivrà? Che cosa dovrà subire? Io avrei sperato una società tipo quella che ho vissuto io, però mi rendo conto che invece dovremmo andare a vivere in una società totalmente diversa. Sono d'accordo quando si dice che bisogna conoscerle le altre persone. Io sono sempre stato dell'idea che anche grazie al lavoro che faccio, lavoro nel settore del turismo, di conseguenza viaggiando tantissimo ho avuto la possibilità di aprire la mente e conoscere realtà, società, usi, costumi diverso dal mio. E a Salvini non gliele parla mai a Salvini di queste sì, cose. Sì, però è proprio perché... No, bene. Proprio perché gliene parlo, penso anche una cosa, che io sono sempre andato a casa d'altri rispettando gli usi, i costumi, le tradizioni, i modi di vivere delle altre persone. Se io vado in un paese che non è il mio, che ha delle tradizioni diverse dal mio, non vado a imporgli le mie spesso idee. Spesso siamo anche obbligati. No? E molto spesso devi andare in punta questo di piedi. È naturalmente giusto e chiaro. Se entri in casa nostra, se entri in Italia, se vieni in Italia, se vuoi vivere in Italia, è giusto che prima rispetti le tradizioni e i modi di vivere di chi ti sta ospitando. E poi è giusto anche che porti le tue di tradizioni, ed è giusto anche che le tue tradizioni magari si mischino anche, ma nel rispetto delle mie, non che io, che ti ospito, devo adeguarmi a quello che stai facendo. Come è successo in Svezia? In Svezia è successo che la festa nazionale della Svezia è stata rimandata perché c'è il Ramadan. La festa nazionale italiana, per esempio, non potrà essere rimandata perché c'è il Ramadan, perché vuol dire che tu cali le braghe nei confronti di chi arriva in casa tua. Allora, Maiorino, adesso le faccio rispondere a Centinaio, però voglio farle sentire anche una cosa che ha detto l'altra sera Salvini sul tema della solidarietà, che secondo lui è un finto buonismo. Sentiamo la clip e poi Maiorino risponde. Guerra al mondo, è evidente, è chiaro, cos'altro dobbiamo aspettare? Come reagiamo? Io ho letto che Franceschini, per reagire all'ennesimo attentato, ha spento le luci del Colosseo. Io sono stufo di queste reazioni ridicole, i gessetti colorati, cambiare le foto su Facebook. Alla guerra si risponde come si è in guerra. Allora, Maiorino, à la guerre comme à la guerre, dice Salvini, e parla dei gessetti colorati, in riferimento chiaro alla vostra manifestazione. Ma buongiorno a tutti intanto. Buongiorno. Beh, effettivamente è stata una manifestazione non solo la più grande mai fatta in Italia su questo tema, di 100.000 persone, una manifestazione di popolo, quindi non una cosina di quattro persone che non sapevano cosa fare un sabato pomeriggio. Ed è stata una manifestazione molto colorata, molto festosa e positiva. E in questo credo che proprio lei prima la introducesse nella maniera migliore, nel senso che faceva giustamente riferimento al messaggio che era il cuore della marcia, della manifestazione, sapendo che poi era una manifestazione, non è che avevamo l'ambizione di risolvere in due ore i problemi del mondo. Però il messaggio, il cuore del messaggio era che non si deve avere paura della società multiculturale e multietnica. Questo vuol dire essere molto rigorosi sul rispetto delle regole. Adesso sorridevo prima
sentendo un esponente della Lega difendere il senso della, diciamo della festa nazionale, ma immagino facesse riferimento al 2 giugno, è la prima volta che sento un leghista difendere il senso della festa del 2 giugno. È chiaro che sarebbe mare, un quindi lo difendo talmente ecco, tanto appunto, che il 2 giugno vada al mare. Appunto, lei, ecco. Almeno... E quindi lei difenda la festa della Repubblica invece di pretendere da altri altro. È ovvio che sarebbe una diceva prima sarebbe sbagliato spostare la festa nazionale dell'Italia perché c'è il Ramadan, ma ci mancherebbe pure, ma chi è l'idiota che può pensare una cosa di questo Svezia, genere? Questo è solo Svezia, un giochino, questo, no, ma la cosa, visto che lei mi pare essere un parlamentare pagato dal contribuente italiano, inizia a non andare al mare lei come il lei, della come festa lei della un Repubblica, dipendente dei milanesi invece che fare quelle feste dovrebbe pensare ai suoi datori di lavoro, cioè ai milanesi. Capisco che lei interrompe perché ha scarso debole sugli argomenti, ma io non l'ho interrotto, quindi rispettiamoci, così ognuno da casa si fa poi la propria sono idea. D'accordo. Così, rispettiamoci, non facciamo riferimenti personali, parliamo di idee diverse, che è sempre la cosa migliore. Io il senso della marcia è che dovete andare d'accordo per contenere il senso della marcia è che se non vi mettete d'accordo tra correnti, se non vi mettete politici. D'accordo a livello politico per avere la capacità dell'accoglienza sarà molto drammatico, perché abbiamo bisogno di tutti per accogliere le persone che arrivano, perché il meticciato avanza, perché il fatto della migrazione biblica sta cambiando il mondo, arrivano, è un esodo biblico, o lo conteniamo certo. Andando d'accordo o non ce la faremo, scusate. Guardi, l'invito della pace a non litigare su questo tema. Beh, devo dire, infatti dura la manifestazione. Facciamo finire Maiorino, è una settimana non sfruttare l'immigrazione a favore del contro. Perdonatemi, farei finire Maiorino, poi parla Nunzia De Girolamo e poi anche Simona Sparaco. Perdonatemi, noi abbiamo fatto una marcia con bambini, famiglie, eccetera, una settimana che veniamo per questo insultati. Adesso io sono d'accordissimo sul fatto che non si deve litigare su questi temi, ma anzi bisogna ragionare insieme delle cose che servono, e il messaggio del 20 di maggio è stato questo. Serve ad esempio anche una politica europea e nazionale molto diversa sui temi dell'immigrazione, perché tante volte purtroppo anche questo paese, anche recentemente, non ha brillato nel governo di questa tematica, nella gestione nazionale di questa tematica. Tutt'altro. E allora serve diciamo un lavoro fatto da comuni, associazioni, volontari, e credo che noi abbiamo bisogno, proprio per contrastare il terrorismo, abbiamo bisogno anche di tanti migranti, perché nelle cronache di queste ore che arrivano da Manchester, uno degli aspetti secondo me più sconcertanti è leggere che cittadini d'origine libica avessero segnalato alle autorità il comportamento di questi folli. E quindi noi abbiamo bisogno di costruire la massima alleanza con il massimo numero di cittadini d'origine migranti per la massima repressione verso i terroristi. È questo che bisogna fare. Però, non Maiorino, dire lei gli si rende conto come me. Amici dei terroristi. Maiorino, lei si rende conto come me che la storia di Manchester apre molti interrogativi, perché questo signore qui abitava in un quartiere medio, aveva una famiglia normale, sembrava, aveva dei vicini di casa normali, andava all'università, studiava economia, era nato a Manchester, oggettivamente tutti quegli elementi che ci diciamo sempre, no, sul problema della non integrazione, della ghettizzazione, in questo caso non esistevano, eppure nella testa di questo ragazzo di 23 anni, questo è molto importante perché un ragazzo giovanissimo, nasce questo progetto folle di farsi esplodere a un concerto per ragazzine. Allora, questa roba qui in qualche modo ribalta anche tutti gli schemi di ragionamento. Non credo, no? E non credo che sinceramente né una marcia per la pace porterà una soluzione, perché rischiamo di utilizzare il termine pace in maniera ipocrita per fini politici o per rappresentazioni di correnti politiche. E non va bene neanche la strumentalizzazione della paura. Io lo dico spesso ai colleghi della Lega, non è il caso di Centinaio, devo dire che ha posizioni molto diverse dagli altri. Però, onestamente, un tema che se già nel confronto, cioè l'arroganza del confronto, la non predisposizione ad ascoltare le ragioni dell'uno e dell'altro,
chi ci sente, soprattutto i giovani di questo paese, anche quelli rischiosi, come sono stati rischiosi in Francia, in Inghilterra, non certo avranno un messaggio allora, positivo. Quando... come battiamo noi? Io cerco di essere equidistante. Quando però Maiorino dice abbiamo fatto una bella marcia con i bambini, siamo stati insultati, io ricordo per esempio questo tweet di Maurizio Gasparri, che è un mio ospite abituale, però questo è un tweet che io davvero non capisco, no? Immigrati, basta con il razzismo dell'accoglienza. Cioè, cosa c'è di razzista in quello che ha fatto Maiorino? Come si può dire che loro con quella marcia aiutano gli scafisti, che è un altro tweet che avevo letto? Cioè, ci sono delle cose che non stanno insieme, no? No. Ma poi, Maiorino, peraltro, no, posso aggiungere... Non lo pensa nessuno. Di aggiungere una cosa. È proprio questo il tema. Cioè, uno può benissimo ritenere che la marcia fosse, come dire, totalmente inutile. E ci mancherebbe pure. Nessuno di noi aveva la pretesa di avere tutto il mondo dalla propria parte. Ci ha sorpreso a tutti, credo anche ai commentatori, il fatto che mai ci fosse stata una marcia così popolata, popolosa, così importante su un tema di questo genere. Però i problemi ce li abbiamo tutti. La sera stessa erano ancora tutti lì e nessuno pensa che con quella marcia ha risolto chissà che cosa. Era per l'appunto una marcia, una manifestazione di un sentimento e di una giornata festosa, appunto. Allora, adesso io voglio discutere delle cose che abbiamo detto durante la marcia, non tanto dell'episodio in sé. Noi abbiamo detto essenzialmente due cose. La prima, il messaggio positivo sulla società multiculturale, multietnica, tra l'altro molto in linea con quanto, molto in sintonia con le parole fortissime pronunciate a Milano proprio alcune settimane prima da Papa Bergoglio. La seconda cosa che abbiamo posto è la necessità di cambiare a livello europeo e a livello nazionale le politiche riguardanti l'immigrazione e l'integrazione. Faccio questo esempio e chiudo. Nelle città, come comuni, come associazioni, abbiamo ad esempio strumenti molto leggeri, molto flebili per le politiche di integrazione. Questa è una cosa, secondo me, sbagliata, non solo dal punto di vista del valore umanitario, ma pure in ragione di tutte le giustissime preoccupazioni che abbiamo tutti sulla sicurezza. Nel senso che abbiamo comunque bisogno di più strumenti per accorciare le distanze. No, voglio solo fargli una domanda, poiché io rispetto di quella piazza e soprattutto delle persone che sono scese in piazza a manifestare, sempre, qualsiasi tipo di manifestazione sia, civile ovviamente, non quelle violente, ne ho grande rispetto. Non mi piace dividere l'Italia nei buoni e nei cattivi, come se qualcuno avesse la patente della bontà, mentre magari chi sta in un'altra piazza è il cattivo da abbattere, che questo non aiuta la cultura del nostro paese, i nostri figli, quindi non appartiene al mio modo di fare la politica. Però noi poi andiamo in piazza, vanno bene le rappresentazioni da una parte e dall'altra, il caos, la cultura dell'integrazione, ma quando, visto che voi siete il PD, governate questo paese, non è che siete ospiti per caso, perché rispetto alla proposta dell'ANCI, che era una proposta, secondo me, lo dico a titolo personale, non come Forza Italia, ragionevole, perché noi il problema dell'immigrazione ce l'abbiamo, ce l'avremo, avremo il problema dell'integrazione, perché la distribuzione equa sul territorio, come dovrebbe arrivare equa in Europa, non è stata possibile per il governo Renzi e poi Gentiloni? Perché non abbiamo dato a tutti i comuni una piccola quota in modo da non gravare soltanto su alcuni, in particolare quelli del sud? Perché noi non diamo la responsabilità invece che ai prefetti, ai sindaci, così se sbagliano hanno anche una responsabilità politica? La comunità, naturalmente. Certo, perché io se devo affidare... Sono un sindaco e devo affidare una cooperativa. Però scusi, Minniti, hanno appena fatto un accordo su questo nel milanese, quei 76 sindaci. Ma no, perché quando è stata fatta la proposta dell'ANCI, hanno risposto no, il governo ha risposto no, ha detto che non era possibile, che non si poteva fare e credo che sia sbagliato. Invece si deve fare. Perché penso che quella proposta, ovviamente per me dobbiamo fare come abbiamo fatto noi e la Lega ai tempi di Gheddafi, che aiutavamo a restare lì e non venire in Italia, quindi fare accordi bilaterali la prima cosa. Però è un'altra cosa che Minniti sta provando a fare. Minniti è il primo ministro dell'interno. Devo dire che Minniti, a differenza del Libia, precedente, con le tribù. Non è il primo. Devo dire che a differenza del precedente, di questo prima, governo. Prima di, rispetto a Alfano. Rispetto ad Alfano, sì. No, anche noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto. Ha fatto una avevamo accordi. Quindi io dico, perché rispetto alla gestione ragionevole che eviti anche l'immigrazione sfruttata dalle cooperative... Ecco, modello mafia ora capitale. Arriviamo a questo tema perché è un altro tema che voglio aprire. Maiorino. Ma mi incuriosisce come domanda, perché noi siamo
da Milano strasostenitori dell'accordo ANCI, anzi a tal punto che non abbiamo aspettato l'accordo per farci carico di accoglienza su numeri molto più alti rispetto a quanto l'accordo stesso definirebbe. E devo dire che molto positivamente, proprio il giovedì che ha preceduto la manifestazione, 80 sindaci dell'area metropolitana milanese con il ministro Minniti hanno stabilito un protocollo, attraverso anche l'azione del prefetto, per la redistribuzione sul territorio in relazione all'accoglienza dei profughi. Questo è un principio essenziale, nel milanese. È un principio essenziale ed è un tema su cui, a proposito, però, i sindaci leghisti erano fuori dai cartelli quando c'era quell'accordo lì. Minniti, ascolti i sindaci di Milano, ma Renzi e Gentiloni non ascoltano i sindaci di tutta Italia. Però cioè voi che siete, mi posso permettere, io non sono un parlamentare a Roma come voi, faccio l'assessore alle politiche sociali, sì, a non Milano, è che mo sei quindi, un poveraccio, quindi non faccio come voi il parlamentare a Roma, non ricordo, capito, però sì, mi auguro calma, un minimo, no? Sì, ma ho capito, non è che si può continuare a dire io faccio il parlamentare, tu fai siete classe dirigente, smettetela di puntare il dito sugli altri. Un assessore di una città come Milano conta più di un parlamentare. Capisco, lei sta, diciamo, in Parlamento da tanto, lei richiama l'educazione quando riguarda gli altri. Ma che da tanto, ma lei è uno che crede avere la verità in tasca, ma scende sulla terra, scende dal piedistallo, perché qua siamo pronti a smanicarci le maniche e a risolvere i problemi dell'Italia, non come lei che è in piazza. Prego. Io sono preoccupata per mia figlia in questo paese. Lascio l'educazione cercando, a lei. Stavo cercando di dire una cosa molto più semplice. I parlamentari a Roma, tutti, al di là degli schieramenti, secondo me, ad esempio, dovrebbero fare un grande patto per sostenere questo principio della redistribuzione dei carichi d'accoglienza su tutti i comuni. Sarebbe bellissimo domani una mozione di tutti i parlamentari, al di là degli schieramenti, proprio per dire le cose che diceva Di Girolamo prima, cioè per dire che quell'accordo ANCI va sostenuto e va messo in pratica. Allora, credo voglio che rivedere una cosa, sarebbe un grande segno litigare meno e lavorare di più sulle soluzioni a Roma. Credo che servirebbe. Sì, lo conosce il suo partito. Credo, cioè, ma lei continua a farne, però guarda. Sordo, ne facciamo una questione di partito e di bandierine, non esce più nessuno perché non è che voi avete fatto chissà che cosa. Il tema è sull'immigrazione, voglio andare a Caltanissetta, risolvere di più i problemi, perché abbiamo evocato l'accoglienza fatta male in questo paese. Ce n'è tanta di accoglienza fatta male in questo paese, abbiamo visto indagini giudiziarie, abbiamo visto i CARA. Adesso vi porto a vedere una tendopoli che sorge a Caltanissetta, vedrete come vivono le persone, guardate. Oh, father, tell me. How much people sleep inside? Yeah, 7 people. 7 people in this place. Oh, we get what we get. Walk around and see. Look. They both sleep here. They both sleep at this. We go, go. Entriamo nella città fantasma di Caltanissetta, dove i diritti sono sospesi e l'accoglienza si trasforma solo in un lontano ricordo. Siamo a pochi metri dal CARA di Pian del Lago. Qui finiscono i migranti ai quali viene negato il permesso di soggiorno, anche dopo anni di attesa. Vivono rintanati in baracche improvvisate tra le sterpaglie. Da quanto tempo aspetti i documenti? 5 anni qua. Io aspetto 3 anni oggi, adesso negativo, adesso danno. Non c'ho la casa, io abito qua. Per mangiare, i migranti hanno solo il cibo scaduto del centro di accoglienza, quello che doveva essere consumato entro il 21 maggio, cioè 2 giorni prima della nostra visita. Yeah, when they eat not finished, they give it us because we don't have food. We don't have food, have money to buy food. So we don't eat this, we cannot eat. Wait for them to ask you who you know. Abbiamo intervistato il sindaco di Caltanissetta. Chi è il responsabile di questo stato di cose?
Sì, assolutamente. Il problema di fondo è che i flussi sono ormai diventati costanti e sono consistenti. Voi non avete le risorse per mettere in sicurezza questo accampamento? Assolutamente. Per dotarlo di servizi igienici? Assolutamente no. Please and help me and all people. Sono purtroppo immagini che arrivano dal nostro paese. Avete notato che quelle persone prendono il cibo dal CARA e il cibo del CARA è scaduto. Quando Gratteri dice cibo che non si dà neanche ai maiali, temo che lui abbia ragione. Allora, Simona, a Diego, no? Devi spiegare anche il tema del diverso da te. Bisogna aver paura del diverso, bisogna cercare di capirlo. Cosa gli si dice a un bambino? Perché poi i bambini tanti pregiudizi non ce li hanno, se li formano dopo. Infatti è proprio questo che vorrei dire. Intanto noi, la vera nostra grande sfida è l'integrazione ed essere un buon esempio per i nostri figli, perché i nostri figli finché sono piccoli poi sono dei fogli bianchi tutti da scrivere. Noi scriviamo la nostra storia attraverso il nostro esempio. Quindi io, siamo qui che parliamo di accoglienza e di integrazione, poi sento anche discussioni che a volte non arrivano a delle conclusioni, a delle proposte. Quindi anche essere un esempio di pace, di mediazione. E molto spesso l'esempio me lo dà lui, attraverso il suo sguardo. Per esempio noi siamo alla posta e lui è in fila come me, perché aspetta come me, e incontra due gemelli senegalesi che giocano con un gioco. E allora lui si ingegna, ne trova un altro, ma lui non vede la differenza nel colore della pelle e si avvicina un po' sospettoso, ma mentre io mi distraggo è un attimo che li trovo a giocare in grande armonia. E io penso che è vero che essere genitori è difficile, pensiamo che sia difficile perché ci dobbiamo anche fisicamente, quando hai dei bambini piccoli, abbassare al loro livello, stare piegati e guardarli negli occhi, ma in realtà quando li guardiamo negli occhi e quando impariamo a guardare il mondo attraverso il loro sguardo, non ci stiamo abbassando, secondo me, ci stiamo veramente alzando in punta di piedi, perché hanno un altro modo di vedere le cose. Comunque posso dire che i nostri figli, per fortuna, sono per l'integrazione, cioè la diversità non la vedono proprio. Io vedo anch'io mia figlia tranquillamente. Io racconto sempre questa storia di mia figlia Caterina, che andava a scuola in una scuola romana alle elementari, e un giorno io arrivo a prendere la scuola e vedo questo bambino nerissimo, sai, poi vedi lì proprio pece, e stupidamente dico: amore, ma quel bambino di dov'è? E lei si diceva: mamma, è di Roma. Perché da lei, quel bambino lì stava a scuola con lei, parlava come lei, cioè proprio non ce l'ha l'idea che sia diverso da lei. No, ma infatti qui il tema non è il razzismo, perché per fortuna siamo oltre, abbiamo superato, e noi credo che siamo una generazione che culturalmente ha imparato ad insegnare ai propri figli la convivenza, quando un paese sta male. E qui il tema è più grave, qui c'è il tema del terrorismo. Quindi non stiamo parlando di razzismo, non c'entra, superiamolo, perché però strumentalizzazione. È figlio di questo razzismo, è figlio del razzismo e figlio sbagliata della cultura, ovviamente. Allora, devo andare in pubblicità, sono in ritardo, però Maria Rita... E dell'intolleranza che purtroppo regna anche nella politica. Pubblicità, torniamo subito con voi. Una parola è disagio e un'altra parola è paura. Una classe dirigente che si rispetti guarda queste due parole come due parole chiave. Uno, il disagio. Una classe dirigente che si rispetti ascolta il disagio. Non si gira dall'altra parte. Anche se il disagio è il più radicale possibile, lo ascolta. Perché il disagio è un punto fondamentale e chiave in una democrazia. L'altro è la paura. La paura è un sentimento. Rispetto ad un sentimento, una classe dirigente non biasima mai un sentimento. Se c'è qualcuno che ha paura, io ho il dovere di parlarci. Allora, l'ho mandato in onda già parecchie volte, sono un po' ossessionata da questa cosa Minniti, però mi sembra che tocca veramente il punto. Cioè che tutti gli errori che sono stati fatti in passato sono stati fatti perché quella paura la si è archiviata come qualcosa di sbagliato. Non è mai sbagliata la paura. Perfetto. No? Maria Rita? Assolutamente sì. E mi è piaciuto molto che tu hai iniziato la trasmissione, questo blocco, dicendo: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
perché non, veramente se vai a vedere alla fine ce la fai. Io vorrei dire che noi parliamo sempre di tanti fallimenti dell'integrazione, dobbiamo parlare anche di tante integrazioni riuscite, di quanta gente ci conta, di quanta gente ha fiducia, di quanta spesso. Gente ha voglia, è fondamentale. Noi facciamo un lavoro come Fabbrica della Pace e Movimento Bambino, facciamo le scuole animate attualmente, stiamo facendo all'interno delle scuole con bambini che... Noi abbiamo classi dove ci sono cinesi, coreani, mille filippini, ormai il meticciato. E se tu crei i contatti attualmente passando per la scuola, quelli che ti ritrovi piano piano sono degli adulti che hanno un modo diverso di sentire e di allearsi fra loro e di conoscersi. E io vorrei anche dire che la scuola è un centro fondamentale se certo. fa alta formazione per le famiglie, perché tramite i bambini devi conoscere le famiglie, perché se dietro quei bambini che si devono integrare, che si stanno integrando, ci sono famiglie come quella che ha mandato a morire il suo figlio per far morire altri ragazzini, bisogna che vengano individuate attraverso il contatto generale. Ancora, l'odio nasce, l'ho scritto, dall'impotenza, dal sentirsi inascoltati e inaccettati perché vissuti come diversi. Questo è il tema dell'odio a livello psicologico. E essere, io direi che essere minacciati, come in famiglia, quando è che i bambini... sono disperati, quando è che i bambini diventano aggressivi o depressi o negano le situazioni o si fanno del male? Quando si sentono minacciati. Cioè la minaccia costante, che è la paura poi, quel sentimento di cui parla Minniti, è fondamentale, ci vuole un cambiamento in questo senso. Noi non dobbiamo minacciarci e minacciare, come si fa anche in politica. Noi non dobbiamo rilanciare sulla paura, noi dobbiamo rilanciare sul sentimento di coesione, di contatto, fiducia, di conoscenza, altrimenti non ne usciamo. Allora, a questo proposito voglio leggervi il tweet di Maurizio Gaspari, che mi ha risposto in diretta rispetto a quello che ho detto prima, e dice: marcia Milano senza muri, incoraggia sfruttamento stranieri, attività scafisti, morti in mare. Razzisti, aria che tira, quindi conferma la sua opinione. Centinaio. Che è una stupidata. Che è una stupidata per il semplice motivo che quando c'è, l'ha detto prima anche Nunzia, quando c'è una manifestazione io la rispetto, anche se non la condivido, se la manifestazione è pacifica. A me interessa, finita la manifestazione, capire quelli che erano i contenuti di quella manifestazione, vedere se possono coincidere con la mia idea di società e eventualmente condividerli o no. Punto. A me di quella manifestazione interessa quello, il resto non me ne frega assolutamente niente. Tra l'integrazione e tra le belle cose l'integrazione, perché io sono una persona che valuta le persone non per il colore della pelle, ma per quello che hanno qua nel cervello. Quindi uno può essere arrivare dalla Svezia ed essere un demente e arrivare dall'altra parte del mondo ed essere un fenomeno. Quando facevo l'assessore, il mio addetto stampa arrivava dal Congo. E tutti mi chiedevano il perché io della Lega, becero, leghista, razzista, bla 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 bla, anche le scavolate che dicono gli amici di Maiorino su di me, no? Il perché io avessi scelto una persona di colore anziché uno svedese. E io dicevo questo, che per me Paul era più bianco di me, anche perché mi aveva insegnato a parlare il dialetto pavese. E di conseguenza, alla fine... A me interessa che chi viene nel nostro paese, quello che ho detto prima, rispetti la gente che vive in questo paese. E a me interessa che chi governa questo paese rispetti le persone che vivono in questo paese, aiutino chi scappa da una guerra e soprattutto rispettino e facciano rispettare le leggi. Se hai diritto a rimanere in Italia, rimani in Italia. Se non hai diritto a rimanere in Italia, alla velocità della luce devi tornare al tuo paese. L'abbiamo sempre detto, ci hanno dato dei razzisti e in questo momento il signor Minniti sta dicendo la stessa cosa che ha sempre detto la Lega, punto. Bingo! No, dobbiamo essere contenti. Maiorino! Io volevo, senza perdermi anch'io in inutili polemiche, volevo invece ritornare al ragionamento che faceva Parsi, che mi pareva molto molto utile e molto interessante proprio come traccia di un lavoro da fare in futuro, per stare anche al di là del confronto tra gli slogan e delle battute, gli slogan sia quelli pronunciati in piazza che quelli pronunciati sui tweet o in televisione. Cioè, ad esempio, un investimento strategico, di portata strategica, a sostegno della scuola, a sostegno degli insegnanti, a sostegno di tutta la comunità educante, variamente intesa, delle associazioni, su questi elementi, su come riusciamo a far sì che la convivenza sia sempre positiva, incoraggiata, sostenuta, sia praticata l'integrazione. Ecco, questo dovrebbe essere l'ossessione di un paese che vuole far vivere il pluralismo culturale ed etnico e la lotta
all'odio e alla cultura dell'odio a chi le alimenta. Mi piacerebbe che su questi terreni ci fosse il massimo della convergenza. Mi metto in contatto con la Parsi per una consulenza. Ma nel frattempo il Maiorino parla, ci sono i presidi davanti a Montecitorio e a Trastevere, davanti al Ministero, che si stanno lamentando contro le politiche sulla scuola di questo e dello scorso governo. Io non ho capito, scusate, che non sono milanese, dal sud, poi sono poco attenta, ma Maiorino e chi stava in piazza, e rispetto quella piazza, ripeto, sono sempre quelli del PD, cioè parlano con il presidente del loro partito che ha appena vinto le primarie, parlano con Gentiloni, gli dicono che quella piazza ha detto delle cose e sono il Partito Democratico e quindi democraticamente ascolteranno. Allora, su questa domanda devo andare in pubblicità. Sanno che ci sono in piazza gli insegnanti arrabbiati, però, peggio della De Girolamo, andare in pubblicità quello adesso. Che ha fatto il governo. Devo andare in pubblicità. No, anche perché devo andare via. Sta arrivando a trovarci il ministro Orlando, devo darvi una bruttissima notizia. Ieri sera alle 21.30 la stilista Laura Biagiotti è stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. L'ospedale rende noto che è in corso l'accertamento di morte cerebrale. Laura Biagiotti era la regina della moda italiana, era una donna che amava le donne, che le sapeva vestire anche con le loro imperfezioni. Adorava Roma, aveva fatto un profumo su Roma, ma era anche una donna visionaria. Era arrivata in Cina per prima a fare una sfilata moltissimi anni fa. Insomma, era una grande donna italiana. Pubblicità. Sono le 13 in punto, arrivano a trovarci Andrea Orlando, il ministro della giustizia. Che sia la politica globale, cioè la lotta al terrorismo, o le questioni locali, dal caso Consip al ventilato conflitto fra le procure, è sempre al centro di questioni molto ma molto calde. Buongiorno, bentrovato, benvenuto ministro. Voglio partire dalla notizia che è arrivata questa mattina che mi ha molto colpito. Il TAR del Lazio ha annullato 5 nomine dei 5 direttori stranieri a 5 importantissimi musei italiani. La Franceschini ha reagito così. Il mondo ha visto cambiare in 2 anni i musei italiani, ora il TAR del Lazio annulla le nomine di 5 direttori. Non ho parole ed è meglio. E poi arriva anche Matteo Renzi che dice: abbiamo fatto bene a cambiare i musei, abbiamo sbagliato a non cambiare i TAR. Avanti. Allora, io so benissimo che i TAR non sono una sua competenza, però lei fa politica. La sensazione che ho avuto io stamattina è che questo è un paese in qualche modo costruito per non cambiare. Ma sì, però poi non mi sembra che Renzi dica una cosa vera. Si era detto mettiamo le mani sulla giustizia amministrativa, non ce l'abbiamo messa. Andrebbero cambiati secondo lei, TAR? Ma sì, andrebbero cambiati, senza demonizzarli, ma sicuramente andrebbero cambiati, precisando meglio qual è l'ambito di competenza della politica e qual è invece l'ambito di competenza di un tribunale amministrativo, che spesso entra nel merito invece di scelte che dovrebbero essere proprio si sovrappone troppo spesso alla politica, il TAR. Questo è il punto che lei dice. Va bene, andiamo avanti, invece torniamo a Manchester. Le faccio sentire cosa ha detto il Premier Theresa May a proposito degli attentati la mattina seguente, così lei mi dice se in Italia viviamo una situazione che può essere paragonabile. Sentiamola. Abbiamo concluso sulla base delle indagini odierne che il livello di allerta deve essere aumentato, per il momento da grave a critico. Questo significa che la nostra valutazione non è soltanto che è possibile un attacco, ma che ulteriori attacchi potrebbero essere imminenti. Ulteriori attacchi imminenti, è una situazione che vale anche per l'Italia? Ma non c'è nessun paese che si possa chiamare fuori da questo rischio. Il problema che credo dovremmo affrontare con maggior forza, mi dispiace farlo nei confronti di un paese che in questo momento è colpito da un lutto così grave, è quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria, di scambiarsi di più le informazioni che hanno i diversi paesi, di creare delle normative comuni. Queste persone avevano fatto dei viaggi di addestramento, noi stiamo ancora aspettando l'emanazione di una direttiva europea che criminalizzi in modo omogeneo i viaggi verso paesi in cui si realizza l'addestramento dei terroristi. Insomma, questa non è una guerra che si vince da soli e il rischio che io vedo è che invece ognuno pensa di poterla combattere da soli, ma loro ci colpiscono come Europa e noi ci difendiamo come singoli paesi.
Non credo, per esempio, che la resistenza che ha avuto in questi anni la Gran Bretagna a mettere in comune l'intelligence. Sì, ancora prima della Brexit c'è stata una forte marcia indietro rispetto a una serie di accordi che già erano stati realizzati di cooperazione giudiziaria. O facciamo circolare le informazioni in modo rapido, o altrimenti il rischio è di essere molto vulnerabile. Sì, il problema della Gran Bretagna, se ho capito bene, è che c'è stata una fuga di notizie, questa cosa, la cosa della bomba è finita sul New York Times, un deputato americano ha detto l'esplosivo era lo stesso esplosivo utilizzato per gli attentati di Parigi, cioè hanno considerato tutte queste cose un danno all'indagine in Inghilterra, questo ho capito, mi sono fatta questa idea stamattina io. Sì, 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 ma queste sono le inconvenienti nella gestione di una singola indagine. Devo dire che le attività ordinarie di cooperazione giudiziaria si svolgono nel massimo della segretezza e non sono mai successe fatti come questo. Senta, mi dica una cosa sull'Italia, perché le due cose che sento dire più spesso in questi giorni, la prima è: com'è possibile che tutte le persone che compiono attentati sono già note alle forze dell'ordine e non succede nulla? E la seconda è: ci vogliono leggi speciali, leggi diverse per il terrorismo, bisogna serrare le fila. Lei che ne pensa? No, dunque, conoscenze di queste persone ci sono, ma spesso sono conoscenze che ha una polizia e non ha la polizia di quell'altro paese. Torno sul tema della cooperazione giudiziaria. Noi avevamo nella vicenda degli attentati di Bruxelles, avevamo persone che erano state segnalate da un paese, ma la polizia che doveva intervenire nell'altro paese non aveva quello stesso tipo di informazioni. Le leggi ci sono, nel senso che noi abbiamo il decreto antiterrorismo che abbiamo varato 2 anni fa, è un decreto che criminalizza delle condotte, come dire, che ancora sono molto lontane dal terrorismo. Sì. Non so. Ci dà la possibilità di arrestare qualcuno che fa cose... Addirittura semplicemente perché è stato in un posto piuttosto che in un altro, perché si è collegato a un sito dove si fa l'addestramento, quindi non necessariamente quello sarà un terrorista, però può essere punito semplicemente sulla base di questo. Quindi noi abbiamo un'anticipazione, dicono i giuristi, della possibilità di incriminazione molto forte. Purtroppo il problema... Quindi gli strumenti ci sono. Il problema è che questa normativa dovrebbe essere uguale per tutta Europa e stenta a diventarlo. Allora, torniamo un attimo invece a casa nostra, la politica italiana, la legge elettorale, le voci che si rincorrono sul fatto che Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sarebbero pronti a fare un accordo. Berlusconi dà a Renzi la data del 24 di settembre, Renzi dà a Berlusconi un sistema alla tedesca proporzionale. Stamattina è venuto qui Luigi Di Maio e gli ho fatto una domanda su questo tema, perché naturalmente chi rimarrebbe fuori da questo gioco sarebbero proprio i 5 Stelle. Le faccio ascoltare cosa ha detto, così mi dice la sua. Sentiamo Di Maio. Io sono colui che dalle pagine del Corriere della Sera qualche settimana fa ha aperto al partito di governo e ha detto: facciamo una legge elettorale insieme, diteci cosa volete. Peccato che poi quando noi facciamo le aperture veniamo sempre snobbati o ignorati, quando invece le aperture fa Berlusconi il giorno dopo ci si lanciano tra le braccia. Io penso che ci siamo ancora e ci sono ancora buone possibilità per fare una legge elettorale tutti quanti insieme, perché una legge tra Renzi e Berlusconi, per l'andazzo che sta prendendo, non vorrei fosse una legge per escludere noi dalla possibilità di governare il paese. Allora, la domanda è molto semplice. Lui dice: ci sono ancora buone possibilità di fare una legge elettorale tutti assieme. Lei le vede ancora queste possibilità da per chiuso un accordo Renzi-Berlusconi? Intanto dovrebbero dire quali sono queste proposte del Movimento 5 Stelle, perché al momento non si sono comprese, se non la conferma sostanzialmente del cosiddetto legalicum con un premio di maggioranza. Che poi non è molto diverso dal tedesco alla fine, cioè si torna al proporzionale. Se vogliono giocarsela, se vogliono evitare che ci sia una convenzione ad escludendum,
È un modo, cioè, collaborino a introdurre degli elementi di carattere maggioritario. Io sono contrario al tedesco per questo motivo. È troppo proporzionale ai suoi occhi. Ma alla fine rischia di creare un paese nel quale non c'è una possibilità di avere una governabilità e in più di farci fare una campagna elettorale nella quale la denuncia principale sarebbe quella di voler fare poi il giorno dopo l'accordo con Forza Italia. Ecco, bravo, perché questo è poi il tema di fondo, no? Che questo accordo sembra essere l'accordo propedeutico, un accordo con Berlusconi per governare assieme il paese, le larghe intese famose. Io, se ho capito bene dalla sua intervista, lei pensa che invece le alleanze andrebbero fatte a sinistra, con Articolo 1, con Pisapia, cioè è lì che lei guarda per delle alleanze di governo? Io penso che dobbiamo fare delle coalizioni e che bisogna tornare a un sistema di coalizioni dove ci si mette insieme perché si condivide un programma e non ci si mette insieme per fare una maggioranza così poi si fa un governo e ci si dividono i ministri. Perché... Però lei sa meglio di me che i numeri non mentono e nessuna delle coalizioni possibili omogenee può arrivare alla maggioranza e governare il paese. Beh, quindi qualche accordo andrà fatto. Se ci sarà una premialità, una qualche forma di premialità, questa possibilità c'è. Quindi lei è per un premio di maggioranza? Io sono per un premio di maggioranza, sì. Senta, consistente vediamo, ma io sono per un premio di maggioranza. Il testo base che è stato presentato alla Camera, il cosiddetto Rosatellum, è una traccia dalla quale latino, secondo me potete pure lasciarlo perdere un po' il latino, perché quello i latinisti si rivoltano nella tomba. Quello presentato da Rosato è una traccia, secondo me, dalla quale si può partire. Senta, Orlando, da uomo di governo e da uomo politico, si può andare a votare il 24 di settembre? Ha senso per questo paese? Ha senso per noi elettori? Faremo una campagna elettorale sulle spiagge ad agosto? Che ne pensi? Sarebbe un'esperienza originale, comunque, diciamo. No, io non credo che il problema sia tanto la data. Il problema è la data buona è quella che viene dopo l'individuazione di una legge elettorale che non ci consegna al caos. Io non sono mai stato né un fautore del 2018 né di oggi non so se lei ha letto un pezzo interessante di Stefano Folli, forse non ha fatto in tempo, però Folli scrive due cose: il voto così presto è legato all'egocentrismo di due leader che sono Berlusconi e Renzi, e entrambi pensano che in campagna elettorale danno il meglio di loro e fanno la rimonta, e dall'altra parte il rischio forte che questo ci consegni un Parlamento che diventa una sorta di regno del caos. Che ne pensa? Questo è un rischio. Condivido questo rischio, oltre al fatto che dovranno mettersi in forma, perché dovranno fare la campagna elettorale sulle spiagge. Quindi... In costume da bagno, dice. Un po' di pancetta si noterebbe. Lei quindi il voto a settembre lo esclude o pensa che è una possibilità? Io non escludo niente. Io non ripeto, la data viene dopo la legge. La legge, secondo me, deve essere una legge che eviti... la certezza matematica delle larghe intese. Sì, lei fa un discorso che sulla carta è molto giusto, poi lei sa meglio di me che uno dei temi forti per Renzi è che non vuole mettersi sul groppone una manovra difficile, forte, che potrebbe essere lacrime e sangue per il paese, che pensa che li può pesare in campagna elettorale. Allora chiudiamo velocemente sull'ipotesi che è stata approvata, che è presente alla Camera, costruiamo una maggioranza al Senato. Quindi con la legge elettorale decente si può andare a votare il 24 di settembre, sì, per quanto la riguarda. Se ci si va la prima settimana di ottobre non credo che cambi niente insomma. Mi dica un'altra cosa, lei da uomo di governo invece farebbe ancora mai un governo con Silvio Berlusconi pur di governare il paese? Ma guardi, il problema non è fare il governo con Silvio Berlusconi, il problema è se è una necessità o se è una scelta. Noi ci siamo trovati in uno stato di necessità, farla diventare una scelta cambia completamente l'assetto della nostra vita politica. Noi non avevamo una maggioranza per governare da soli, avevamo di fronte la possibilità di fare delle riforme, le riforme non sono andate a buon fine. Adesso non ci mettiamo di nuovo in uno stato di necessità, proviamo a vedere se riusciamo a costruire le condizioni per... Allora, la Camera deve votare la riforma della giustizia, che lei sta portando avanti con molta energia, vedo che invece ci sono molti freni a questa cosa, dentro tra l'altro ci sono anche le nuove regole per intercettazioni, che sono un grande tema di questo momento, e Renzi, se ho capito bene, è contrario al voto di fiducia perché pensa che questo vi metterebbe in difficoltà politicamente, è così?
Ma alla Camera io non vedo questo rischio. Quindi si va avanti tranquilli alla Camera? Alla Camera il voto di fiducia è... Scusi l'ingenuità, ma perché non succede allora? È una domanda che... Si è fatto anche lei, che è meno ingenuo di me. Sì. Ah, benissimo. Allora condividiamo lo stesso interrogativo. A proposito delle intercettazioni, lei ha mandato degli ispettori sulla vicenda, no? Della telefonata fra Matteo Renzi e suo padre. Ha detto che ha mandato delle ispezioni e vuol capire cosa è successo. Ha già dei risultati? Si è già fatto un'idea su questa vicenda? No. Gli ispettori quando vanno fanno un lavoro molto approfondito e serio e non dà esito nell'arco di 3-4 giorni. Appena avremo degli elementi li renderemo pubblici. Mi dice cosa pensa del fatto che sono state pubblicate su un giornale, queste telefonate, è stata pubblicata su un giornale così presto, tra l'altro non essendo, secondo la Procura di Roma, una telefonata rilevante per le indagini? Guardi, io l'ho già detto, penso che sia un elemento di inciviltà e un fatto molto grave, perché quando le ho lette ho pensato che fosse grave che in qualche modo fossero uscite dai fascicoli. Quando poi ho scoperto che non facevano neppure parte dei fascicoli ho compreso la duplice gravità. Trovo poi grave, e questo però dal punto di vista morale, pretendere di trarre un giudizio su uno spaccato familiare, su una vicenda molto intima, leggendo qualche battuta su un giornale. Cioè, questa idea che ci si faccia un'idea delle persone attraverso uno scambio di conversazioni, magari uscite in modo illegittimo. Lei sa che è un bel po' di tempo che questo accade in Italia, insomma, prima che di Renzi ci è capitato da dentro tanta altra gente. Sì, sì, ma infatti io mi preoccupo ancora di più quando riguardano persone che non hanno la stessa forza né mia né di Renzi poi di poter replicare. Io posso essere invitato qui e spiegarmi, c'è tanta gente che rimane marchiata senza la possibilità poi di spiegare la frase che gli è stata... Ha condiviso quella frase di Matteo Orfini un po' forte, detto che era un attacco alla democrazia la pubblicazione di questa telefonata sul Fatto Quotidiano? Guardi, penso che sia un fatto grave, che non va assolutamente minimizzato. In un paese che ha avuto più tentativi di colpi di Stato, parlare di attacco alla democrazia, secondo me andrebbe fatto con una certa cautela, ecco, perché la favola un po' di al lupo ci dovrebbe insegnare. Devo andare in pubblicità, però torniamo subito con Andrea Orlando. Mambo italiano, italiano. Allora, ministro Andrea Orlando, domani inizia il G7 a Taormina. Sicurezza e migranti sono due temi al centro di questo G7, due temi su cui l'Europa è stata troppo distratta. Cosa chiederete all'Europa domani? No, intanto si tratterà di capire come si riconfigurano i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la vittoria di Trump, che cambia completamente lo scenario. E poi noi credo che all'Europa dobbiamo chiedere di fare dei passi avanti nella gestione del fenomeno migratorio, ma anche sul fronte della sicurezza, perché, lo dicevo già prima, ogni singolo paese ha introdotto delle normative che forse prese singolarmente sono molto severe. Il problema è che non sono in linea con quelle degli altri e questo crea una serie di contraddizioni che agevolano le organizzazioni di carattere criminale. Noi per esempio ci siamo battuti in ambito europeo perché si crei una procura europea comune. Perché non si può lasciare alla buona volontà lo scambio di informazioni che sono cruciali per la tutela della sicurezza. Senta, scegliere una linea è molto complicato in questo momento. Il decreto Minniti, che peraltro è il decreto Minniti Orlando, ha suscitato molte polemiche. Quel blitz alla stazione di Milano si è detto che è stato un blitz razzista, hanno detto tanti a sinistra. Lei si sente di difenderlo? Non so quale sia stata la dinamica, dei blitz mirati etnicamente francamente non mi entusiasmano. Tuttavia non confondiamo le cose, quella è un'operazione che
probabilmente avrà avuto delle ragioni che a noi in questo momento sfuggono. Il decreto che affronta il tema dell'immigrazione è un decreto che serve a governare un fenomeno. È di sinistra? Ma non è sinistra. Sicuramente non è di sinistra lasciarlo andare le cose secondo il loro corso, perché quando poi scappano di mano, alla fine sono gli spiriti animali che prevalgono. Arriva la destra. Allora, grazie Ministro Orlando, grazie a tutti voi. Domattina alle 11 ci vediamo qui come sempre. Grazie. No, no.